Buonasera, buonasera a tutti, buonasera e ben ritrovati da Michele Pilla e da... da Luca De Michele, scusami, sono in una fase... di capelli ritti. Ciao Luca, tutto bene? Diciamo di sì, siamo in una fase come tutti un po' precaria su alcuni punti di vista, però dai, non mi posso lamentare. E non ci lamentiamo, dai, andiamo avanti sempre col consueto spirito che ci contraddistingue, pur restando a casa, pur restando comodamente, come vedete io nel mio soggiorno a fare questa diretta, che dobbiamo dirlo Luca, quelli di Sky non si sono inventati granché, diciamolo, saranno più grandi di noi, però insomma a certe cose ci siamo arrivati un po' prima e c'è il web che ce lo testimonia. Ci sei arrivato tu, perché io non ci sarei mai arrivato. Il tuo livello tecnologico è superiore a qualsiasi aspettativa. Troppo buono, troppo buono, troppo buono. Nel frattempo mia sorella mi scrive giusta di capelli. Sapesti che in questi ultimi 3 giorni cosa ho superato, probabilmente i capelli sarebbero gli ultimi problemi. Si sono rizzati. Senti Luca, allora anche questa sera racconteremo un po' della situazione, lo faremo con tanti ospiti, infatti io comincerei subito e poi daremo qualche aggiornamento, perché faremo una bella immersione nella Valle del Cervaro, come di consueto, una puntatina a Monte Calvo e poi faremo anche un salto a Foggia, insomma, e poi saliremo anche a Prato. Tanta carne al fuoco, dopo daremo qualche numero. Partiamo subito con una telefonata con... perché tra l'altro domani è la Domenica delle Palme, quindi sarà una giornata molto particolare, credo per la prima volta in assoluto, in cui non ci si potrà muovere per la benedizione. Allora, andiamo subito da Don Salvatore, che è il parroco di Greci e Montaguto. Vediamo un po', Luca, dunque dovremmo sentirlo, ci facciamo fare un saluto, magari anche una benedizione telefonica, vediamo un po'. Caro Don Salvatore, ci sei? Oi carissimo, come stai? Michele, tutto bene? Buonasera, tutto bene. Luca, senti Don Salvatore, tu? Sì, lo sento, lo saluto. Buonasera da Luca, io sono a Foggia. Don Salvatore ti saluta Luca De Michele, siamo in diretta su Cervaro TV e su montacuto.com. Grazie, me lo saluti, saluti a tutti. Senti Don Salvatore, ti volevo fare proprio giusto due, proprio una chiacchiera al volo, perché allora intanto io voglio mostrare una cosa bellissima che fai quotidianamente, che è la messa in streaming per tutti i fedeli, per la comunità, non solo quella paesana che non può seguire, ma anche per chi è lontano, no? La messa in streaming, che è una cosa molto importante in un periodo come questo. E infatti vediamo, ecco qui, tu ogni giorno alle 17 sei in collegamento con i fedeli, appunto, da Greci. Pronto? Pronto? Abbiamo qualche problemino di collegamento. Don Salvatore, ci sei? Allora, no, c'è qualche problema di collegamento, Luca, ma ritorniamo subito da Don Salvatore, perché appunto domani ci sarà una benedizione delle palme, una consegna delle palme porta a porta, almeno a Montaguto. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Eccoci qua, ci siamo. No, dicevo, Don Salvatore, è un momento un po' particolare, la messa in streaming sicuramente aiuta, no, a mantenere il contatto con i fedeli, visto che non si può fare altrimenti. Pronto? Allora, senti, sì. Per quanto riguarda domani... Sì. Allora, volevo fare delle precisazioni. Sì. Che la benedizione delle palme, sì, secondo le disposizioni della CEI, sì, della Conferenza Episcopale Italiana, sarà fatta soltanto nelle cattedrali. Perfetto. Dagli arcivescovi, vescovi. Perfetto, sì. Per quanto riguarda le parrocchie, non sarà fatta la benedizione delle palme. Perfetto. Ed è una cosa molto particolare, no, Don Salvatore? È la prima volta che succede, penso, nella storia. Un evento del genere. E... per quanto riguarda il Giovedì Santo, sì, ecco, non ci sarà la messa crismale. Sarà trasferita a una data successiva alla Pasqua, okay, poi sarà indicata successivamente
si presuppone verso settembre. Per quanto riguarda invece le celebrazioni in chiesa, Sì. si omette la lavanda dei piedi, naturalmente, perché non ci sono piedi. Si prosegue con la preghiera universale dei fedeli e la liturgia eucaristica e si omette anche la processione con il Santissimo Sacramento che viene rimosso nel tabernacolo, quindi non si prepara l'altare come si fa ogni anno della Reposizione. E il Venerdì Santo, ecco la stessa cosa, con l'assenza del popolo, c'è soltanto l'azione liturgica della Passione del Signore. Ecco, a Montacute a Greci, come sai, c'è la tradizionale processione con la Madonna e con Gesù morto, che quest'anno purtroppo non si farà in nessuna parrocchia, penso, del mondo. Non si può fare, almeno in Italia. Per quanto riguarda la veglia pasquale, ecco, sempre celebrerò da solo, si omette l'accensione del fuoco, del cielo, il canto del pregonio, si celebra soltanto la liturgia, non ci sono battesimi, che di solito durante la veglia pasquale si celebrano i battesimi, non c'è la distribuzione dell'acqua benedetta come si fa ogni anno, non saranno distribuite le palme perché non li possiamo benedire, quindi e quelli della misericordia hanno fatto una bella cosa, porteranno loro la palma. Questa palma non viene dalla celebrazione perché non ci può essere una benedizione. E sarà una strana, come dire, un'annata strana, però ecco, la... Eh sì, infatti, però ecco, noi come Montacuto ti seguiamo, ti rilanciamo, noi ricordiamo domani mattina la messa alle 11:30. 11:30, 11 e sì. mezza, la vedrete online sia sulla pagina di Don Salvatore sia su montacuto.com e ovviamente noi abbiamo rilanciato ogni giorno poi alle 17 l'appuntamento fisso. E Don Salvatore, io ti voglio chiedere un saluto a questo punto a tutti i montacutesi e ai grecesi, ma in generale un po' a tutti noi che in questo periodo, ecco, abbiamo veramente bisogno di una mano dal cielo, come si suol dire. Stiamo vivendo una quaresima prolungata perché questa quaresima continuerà anche dopo Pasqua e sarà lunga. Speriamo bene. Ecco, l'invito a non uscire, questa è la cosa importante. Se vogliamo diminuire la quaresima, dobbiamo evitare di uscire solo per casi di estrema necessità. Ecco, pure per andare a fare la spesa, vi raccomando, fate la spesa per un mese, non vado la Bravo. spesa. Io sono da quando sto in quarantena, qua da un mese non ho mai comprato nulla, quindi immaginate, io vedo gente che va tutti i giorni a fare la spesa, non so cosa va ad acquistare, Fa non so infatti. cosa vanno ad acquistare, non capiscono che in questo modo prolunghiamo di molto la nostra Esatto. permanenza nelle case. Verissimo. Ormai lo dicono tutti i giorni per televisione che l'unico modo per fermare questo virus, bisogna stare a casa. Non capisco perché la gente vuole uscire e vuole rischiare la vita. Esatto, verissimo. Restiamo a casa. Bravissimo Salvatore, rilanciamo il tuo appello. Ovviamente ti ringraziamo e ti seguiremo tutti i giorni. La tua vicinanza, insomma, alla comunità è una cosa molto importante. E ovviamente salutiamo anche il vescovo Monsignor Melillo, il quale anche è impegnatissimo in questo periodo e ovviamente molto vicino alla comunità di Ariano che sta passando veramente un momentaccio. Mi ha raccomandato Sì. vivamente, perché ci sentiamo Sì. spesso, di salutare sia la comunità di Montacuto che la comunità di Che Greci. Mi bello. raccomanda la sua preghiera per noi e noi per lui, Che bello, naturalmente. siamo molto contenti e siamo molto vicini ovviamente al vescovo e a tutta la comunità arianese. Avete seguito che si è mosso non solo con la preghiera, come poi si è mossa un pochettino tutta la Chiesa in Italia, anche da un punto di vista materiale, acquistando un respiratore, acquistando dei kit per fare, come si dice, I ventilatori, sì.
stato, e poi le tante iniziative della Caritas in tutta Italia, quindi tutti, ecco, siamo chiamati ad intervenire secondo le proprie possibilità. Perfetto, Don Salvatore, io come al solito ti ringrazio tantissimo per esserci sempre, grazie mille, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Auguri a tutti di una buona settimana santa. Grazie mille Don Salvatore, buona serata, a domani. Buonasera Don Salvatore. Grazie. Molte persone ci guarderanno sorridere perché chiaramente forse... Allora Luca, ecco, ci siamo. Sì, aspetta, scusami. Sì, ringrazio ovviamente Don Salvatore. Sì, eccomi qua, scusami. Mi senti? Sì, 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 sì. Molte persone ci avranno visto sorridere, sì, ma non sanno il motivo per cui noi stiamo mantenendo le nostre risate. Tra i vari drammi che noi stiamo vivendo, ogni tanto ci nutriamo di piccole, diciamo, pillole in cui, diciamo, ci scappa un po' il sorriso. Beh, appena il parroco Don Salvatore, carissimo Don Salvatore, ha nominato la messa in streaming, mi sono venute in mente alcune così manovre da dir poco consone a dei preti che svolgevano proprio... Sì, aspetta, aspetta, lo mandiamo? Lo facciamo vedere? Iniziamo col sorriso. Allora, questi sono davvero dei sacerdoti che per la prima volta hanno cercato di essere in streaming, ecco, quindi online, con i propri cellulari, però chiaramente sbagliando le impostazioni, sì, è vero, hanno dato di sé un'immagine. Io direi che sono delle chicche che dovresti mandare giusto per sdrammatizzare, poi parleremo di cose un po' più serie. Li io sto mandando, sì, i filtri, i famosi filtri Instagram. Hanno applicato, non volendo, dei filtri alle loro dirette. È vero. No, no, sì, ovviamente lo diciamo col sorriso, chiaramente noi... Allora, ci sono, la cosa da sottolineare è che ci sono anche preti di un'età molto avanzata che magari hanno proprio veramente problemi con la tecnologia. Oh, parliamoci chiaro, non è proprio semplicissimo, e magari possono creare appunto queste situazioni. Sì, però sono, alla fine sono simpatiche, cose come dire, no, non c'è niente di male, insomma. No, in buona fede, voglio dire, sono filtri particolari, però, che danno l'idea di quanto anche loro si siano, diciamo così, volontariamente applicati a migliorare, esatto, a modernizzarsi goffamente, diciamo così. Esatto. Io intanto saluto anche Gianni e Ivana, che ci scrivono. Saluto Francesco Mascolo e Antonella e Nicola Carchia. E adesso volerei subito a Monte Calvo per il secondo collegamento, questa volta Skype, però, quindi ci colleghiamo proprio da qui, nella tua finestra. Dunque, vediamo un po'. Chiamiamo Tarquinio Locasale, che è il lavora al 118, alla postazione 118. Ecco qui, vediamo se Tarquinio è in collegamento con noi. Tarquinio, ci senti? Dovremmo averlo. Tarquinio? Vediamo un po', ecco, dovrebbe esserci a breve. E comunque sì, stasera diciamo abbiamo iniziato bene. Tarquinio, ci sei? Ci sono. Oh, perfetto. Allora, non ti vediamo ancora. Ti vedremo a breve. Luca De Michele del Castello di Panni. Buonasera. Ciao, buonasera. Allora, Tarquinio Locasale, non ti vediamo ancora, però Tarquinio, forse arriverà a breve il segnale. Io volevo... Ci siamo? Sì, ecco. Sì. Ah, perfetto. Ecco, sì, ti stavo introducendo, abbiamo fatto un primo collegamento con Don Salvatore Olivieri, il parroco di Montaguto e Greci. E adesso, appunto, restiamo nell'ambito della Valle del Cervaro, anche se con te siamo a Monte Calvo, giusto Tarquinio, in questo momento? Davvero sono a casa, perché anche io rispetto quelle che sono le restrizioni sulla movimentazione di tutti. Esatto, e questa è una cosa molto importante, Tarquinio. Allora, intanto raccontiamo un attimo della tua attività. Io mostro anche un paio di foto dello scalo di Savignano, che è un posto che conosciamo un po' tutti in zona. Il presidio, la pubblica assistenza. Allora, raccontiamo un po' di questa attività che purtroppo in questi giorni vi vede impegnati veramente in una maniera
direi quasi atroce, nel, ovviamente, ecco, lo diciamo tra mille virgolette, però ecco, il momento è veramente difficile, Tarquinio. Allora, Michele, come tu ben sai, noi siamo un'associazione di volontariato, aderente all'ANPAS, quindi all'Associazione Nazionale Pubblica Assistente. Sì. Abbiamo una sede a Montecalvo e una a Savignano. C'è anche ad Ariano, c'è a Grotta, c'è a Scampitella, c'è a Frigento, Gesualdo. Quindi abbiamo due postazioni ANPAS giù allo scalo di Savignano e una al comune di Montecalvo Irpino. Sì. Abbiamo insieme ad altre sigle, Croce Rossa, Misericordia, in questo momento stiamo vivendo forse più da vicino, in prima linea, questa emergenza nuova che ci ha colti impreparati, sì, perché eravamo abituati a numeri decisamente inferiori. Non è andato in crisi solo il nostro sistema, ma è andato in crisi un sistema nazionale, internazionale. E, però tutto sommato, con il sacrificio di ognuno di noi, ma soprattutto dei ragazzi che 24 ore su 24 garantiscono la presenza in queste due postazioni, abbiamo mitigato questa ondata, questo tsunami che ci ha travolto. Però non è stato solo un nostro sacrificio, è stato sicuramente anche un grosso impegno delle aziende ospedaliere, anche se ci fa un po' male ultimamente ascoltare o leggere, ma quando abbiamo tempo noi di leggere quello che scrivono quelli che comodamente sulle poltrone si divertono a commentare se, come e quando sarebbe stato meglio fare così o fare colì. Diciamo che abbiamo contezza e certezza che dell'ospedale di Ariano non è rimasto mai nessun paziente fuori, e nemmeno da Avellino. Ecco, ecco. Quindi le attività diverse, quindi riferibili a urgenze di qualsiasi altra natura, sono state garantite, sì, con difficoltà, su questo non ci sono dubbi, ma la priorità era garantire accessi, sì, in continuazione ad Ariano, ad Avellino. C'è stata una movimentazione di pazienti, di persone ammalate e bisognose, che tutto sommato, con difficoltà, con qualche tempo forse maggiore rispetto alla norma, ma non mi pare che siano successi incidenti tali, sì, da finire sulle cronache dei giornali, insomma. Ecco. È stato un momento difficile, stiamo parlando di numeri che sono diventate 10 volte, 20 volte più grossi in una settimana, 10 giorni. Abbiamo retto l'ondata, l'ospedale di Ariano, che è criticatissimo, ma a mio avviso ci lavorano grandissimi amici per i quali perciò spendo qualche parola, perché li conosco e so che tipo di sacrifici stanno facendo. Sì. Le polemiche le lasciamo agli altri, Michele. Sono d'accordo, Tarquinio, anche se ovviamente danno fastidio, perché è chiaro, uno ci mette il cuore, soprattutto. Io mostro una foto, Tarquinio, poi me la illustri tu, una foto di un tizio a letto con un cocktail e mentre fuori della sua finestra si vede chiaramente un operatore del 118 che trasporta una barella. Ecco, questa immagine è emblematica, me l'hai mostrata tu prima a microfoni spenti. Che cosa rappresenta? Qual è il significato di fondo di questa immagine? Questa immagine che stiamo mostrando in questo momento. Ma il problema è facile. Aspetta. È facile giudicare, è facile sicuramente. Posso? Sì, sì, sì. Sì, 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 prego. Ci siamo? Sì, sì. Ah. Dicevo, è facile giudicare quando comodamente in un letto, questa era una visione un po' accentuata, ma comunque è facile giudicare da fuori quelle che sono le problematiche altrui. I leoni da tastiera ci sono sempre stati, hanno sempre giudicato, però hanno giudicato comodamente dalle loro sedie, dalle loro poltrone. Io ti ripeto, abbiamo fatto salti mortali con la dirigenza dell'ASA, dell'ospedale, con i vari reparti, in una sorta di gara di solidarietà, di mutuo soccorso. Sì. Noi abbiamo scambiato tempo fa, 10 giorni fa, 15 giorni fa, in un incontro, tre miei colleghi, sì, ma hanno scambiato, si sono incontrati con un'ambulanza di un paese qua vicino, di un'altra postazione. Solitamente c'era un colpo di clacson, c'era
così un saluto veloce. Ci siamo scambiati 3 mascherine, abbiamo donato loro 3 mascherine perché stavano a corto di presidi, che non è un problema di nostro Avellino, Ariano, Montecalvo, Grotta, è un problema nazionale. Esatto. E abbiamo comunque fatto sì che con la solidarietà e con la partecipazione delle aziende sanitarie ospedaliere, con la ASL, con il nostro comitato regionale, che ringrazio per la presenza e la partecipazione entrambi, abbiamo sempre garantito un servizio. Sì. Con i sacrifici notevoli dei ragazzi, perché non ti nascondo che l'ansia, la preoccupazione dei primi giorni di avere a che fare con questa tipologia di pazienti alquanto contagiosi, sì. Però almeno, guarda, faccio gli scongiuri, fino ad oggi non abbiamo elementi che ci facciano pensare a contagi o in zona. Okay. Ci siamo andati vicino perché alcuni sono stati in quarantena, perché sì, hanno avuto contatti ravvicinati con pazienti, però grazie a Dio insomma siamo stati. Quella vignetta rappresenta appunto questo, un disegno fatto da mio nipote Francesco, che ha saluto ed è vicino a noi, rappresenta proprio il fatto che è facile giudicare da fuori. Noi sul campo abbiamo avuto bisogno di tutto e di tutti, e questo tutto e tutti l'abbiamo trovato comunque in quelli che molto spesso vengono criticati, additati, sì, di non fare niente. Sì. E questo è un po' il senso della cosa, di comodamente, esatto, tutto sano, è facile giudicare, Michele, è molto facile. Tarquinio, io mostro anche un'altra cosa molto importante, un ringraziamento che in settimana il sindaco di Montacuto, che tra un po' sarà ai nostri microfoni, Marcello Zecchino, ha voluto tributare all'ospedale di Ariano, non solo ovviamente, perché una signora di Montacuto aveva avuto un problema al femore, se non sbaglio, ed è stata prontamente soccorsa e prontamente, insomma, si è rimessa in piedi. In un momento così difficile, in un momento così complesso, insomma, anche questa è una cosa, perché poi la sanità non è che c'è solo Covid, coronavirus, insomma, non c'è solo quello, ma ci sono tante altre emergenze, e appunto questo ringraziamento del sindaco Zecchino, che ovviamente a cui anche noi di Montacuto.com, ci mancherebbe, ci associamo, sta a significare proprio questo. Mentre i leoni da tastiera si battono per seminare odio, c'è chi come voi appunto risolve i problemi. Ma l'altro, Michele, sai, non solo come noi, perché noi facciamo parte di una catena assistenziale, cioè noi siamo un'armata sanitaria. Sì. Che parte dai presidi territoriali e finisce nelle sale operatorie, e tutta questa filiera della sanità oggi, pur con difficoltà, lo ribadisco, non ha lasciato nessuno indietro, non ha, esatto, negato l'accesso a nessuno agli ospedali, le emergenze sono state trattate ed eseguite, con tutte le difficoltà del caso. È chiaro che probabilmente stiamo parlando di aver ridotto qualche posto letto in qualche reparto, ma io penso che sia necessario ampliare su un altro fronte, che, esatto, la cosa bella che è paradossale, che abbiamo avuto giorni fa la questione della casa di cura di Ariano, sì, dove immediatamente nel giro di 24 ore sono stati alloggiati e ricoverati un numero considerevole di pazienti. Esatto. Cioè, voglio dire, quindi è stata un'emergenza trattata in poche ore e l'intervento di Montacuto appartiene a una filiera, io quello che lo dico, a un sistema che è consolidato sul territorio. Le nostre sono tutte zone, tu le conosci, insomma, sono insomma geograficamente difficili da gestire. Esatto, però, sì. Però nonostante questo abbiamo attivato tutta una procedura che ha consentito alla signora di Savignano, che mi pare adesso goda di buona salute, con portarli in ospedale, essere trattata, mi pare chirurgicamente, perché sì, poi noi finisce prima la cosa, ma mi pare che mi diceva Marcello che la cosa fosse finita operata, cioè il problema è stato affrontato. Esatto. E grazie all'impegno che va dai volontari, che possono essere ANPAS, Croce Rossa, Misericordia o altre sigle, finisce in ospedale, dove il sacrificio di tante persone, medici, infermieri, operatori sociosanitari, le addette alle pulizie, la cucina, esatto, la manutenzione, cioè c'è tutto il sistema che funziona, nonostante le grosse difficoltà di oggi. E allora,
Ringrazio Marcello pure per il pensiero che ha avuto per noi. Senti, Luca, tu hai un qualche domanda per Tarquinio? No, io visto che lui... Buonasera. La domanda è sempre la stessa. Pare che, insomma, al sud questo virus avrebbe così toccato il fondo proprio in questi giorni. Voi vi aspettate qualcosa di simile o pensate di star vivendo già il peggio in questi giorni? Quindi è stato 15 giorni fa, c'è un'escalation di... Ti abbiamo perso per un attimo, sì, ti abbiamo perso per un attimo. Dicevi che il peggio l'abbiamo già vissuto all'inizio di questa epidemia, insomma, che ci ha coinvolto 10-15 giorni fa. Fino a qualche giorno fa mi era sembrato che i numeri fossero decisamente, almeno io ti parlo come casistica, come intervento, leggermente ridotti. Mi sembra che adesso la situazione sia un attimino più da attenzionare, però non è che abbiamo abbassato la guardia. Siamo pronti, ma essere pronti è sempre una questione relativa, perché stiamo parlando di garantire, e ci stiamo riuscendo in tutta la provincia di Avellino, un servizio di emergenza territoriale 118 che prescinde dal fenomeno Covid. Forse credo che non è finito la questione, perché c'è troppa gente in giro. Ah, ecco, lanciamo questo messaggio, Tarquinio. Cioè, sì. Il problema è che ho l'impressione che la gente, ma ci è capitato personalmente anche di... Ci occupiamo di consegne di medicinali, generi di prima necessità, insomma, e di essere chiamati per un panetto di burro. Sì. Io, e ne ho parlato oggi pomeriggio con te, Michele, sì, ho imparato a fare il pane. Sì, infatti, esatto. Ma per la necessità, quando non abbiamo esigenze di servizio, non abbiamo scuse per uscire, abbiamo imparato a fare il pane. Voglio dire, ed è anche una piacevole occupazione, lo dicevo con te, non do un bacio a mia figlia dall'8 marzo, e il 9 marzo è diventata maggiorenne. Mamma mia, auguroni, cioè, auguroni di cuore. Ci sono delle situazioni che probabilmente andrebbero gestite con più attenzione da tutti noi, perché ognuno di noi, cioè a noi viene chiesto di stare comodamente seduti in... Intanto abbiamo la linea che fa un po' di capricci. Fare sì, un po' di vita così. Sì. Ci siamo? Sì, ci siamo. Infatti, ecco, tua figlia appunto ha passato la sua maggiore età, ha passato quel confine a casa. E Tarquinio, sono gli atteggiamenti responsabili come questo che mi auguro ci porteranno... Sì. Lo hanno capito, lei dall'8 marzo che non mette il naso fuori di casa. Quindi sta facendo forse l'impossibile, perché qua forse non hanno capito che... Non so se è un problema di linea o di connessione. Luca, tu mi senti? Forse c'è un problema. Non sempre risolvibile il problema. Sì, no, abbiamo forse qualche problema proprio con la linea. Ok, no, volevo capire se fosse un problema mio al PC. Ok, sì, c'è un po' di difficoltà nelle ultime battute. Vabbè, però penso che abbiamo reso l'idea. Stare a casa è sicuramente un investimento per il futuro. Allora, io mostro, Tarquinio, per far capire che ci stanno ascoltando veramente da ovunque, mostro al volo ai nostri amici che ci seguono da casa una foto, anzi uno o due foto di un amico... Che è Minguccio, che ci sta seguendo da Toronto e dice: vi insegno io a fare il pane. Ecco qua, perché lui lavora in una bakery a Toronto. Ecco qui, ci mostra alcune delle sue creazioni. E poi ci siamo suggerimenti. Noi. Accettiamo suggerimenti, perché per i prossimi 15-20 giorni ho tanto l'impressione che dovremo stare a casa. Esatto. Io ovviamente saluto Minguccio e a questo punto, Tarquinio, io saluterei anche te, non voglio trattenerti troppo perché si fa tardi.
Ovviamente io nel ringraziarti volevo chiederti anche un saluto alla nostra comunità in Italia e nel mondo, a tutti i nostri amici paesani. Sicuramente cercheremo di conservare quelle che erano le tradizioni che hanno lasciato a noi, facendo capire alla gente probabilmente la necessità e il bisogno di fare qualche piccolo sacrificio oggi per investirlo per i nostri figli, per i nostri affetti, per le persone a noi care. Ci sentiamo un po', vabbè, l'aggiusto un po' il tiro perché sennò doveva essere un poco più duro. Diciamo, siamo dispiaciuti, ma non era questo che volevo dire, siamo dispiaciuti di doverci privare del sonno, dei piaceri e della vita che anche a noi viene offerta per andarlo a sprecare, perché questa volta è sprecato quando sì. Qualcuno il guaio se lo cerca. Bravo. Perché il panetto di burro se ne può comprare anche mezzo chilo e si conserva in frigo, se non hanno capito questo. Esatto. Noi vi ringraziamo, noi vi diciamo, non so, in questi 3 mesi abbiamo fatto, se non vado errato, 130-140 interventi fra le due postazioni. Sono numeri importanti, fra l'emergenza classica, quella di attività di emergenza non riconducibile al Covid, ma comunque sì. Sono numeri importanti. Sì. E la gente dovrebbe capire che stiamo parlando di piccole comunità. Esatto. Cioè, esatto. Greci, Savignano, Montaguto, Montecalvo, Casalvo, cioè sono piccole comunità e i numeri iniziano ad essere abbastanza importanti. Questo bellissimo. Ti approfitto per salutarvi te e il caro amico e spero di magari ci riaggiorniamo fra qualche giorno con qualche, ipotizzando di passare qualche giorno ancora così sulla graticola e poi magari iniziare a vedere una curva che potrebbe decrescere finalmente. Ce l'auguriamo. Apprezzabile. Tarquinio, grazie mille. E vi saluto anche da parte di tutti i ragazzi di Savignano e Montecalvo. Ricambiamo di cuore, veramente ragazzi, grazie per quello che fate. Veramente vi auguro anch'io la possibilità di vivere la vostra attività più serenamente, perché chiaramente in questo momento tutto sembra molto più... Però se è davvero il buio è questo, non dovrebbe che cominciare l'alba, e noi ce l'auguriamo davvero. Ce lo auguriamo tutti, grazie, lo prendiamo come un buon augurio. Grazie mille Tarquinio, un abbraccio a tutti voi. Tarquinio, grazie. Lo Casale ciao. Da Montecalvo. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, io ho sia l'audio disturbato di Tarquinio che i capelli disturbati stasera. Cioè, i tuoi? Ho appena fatto la doccia, quindi sono in una fase post-traumatica. Critica. Io direi a questo punto, Michele, di dare qualche notizia che riguarda sì. I nostri più... territori più vicini che ovviamente riguardano. Noi questa sera non abbiamo la possibilità di avere Pasquale perché è impegnato in attività in smart working con diversi uffici che di competenza. Lo salutiamo ovviamente il sindaco di Panni, sarà con noi sabato prossimo, quindi però io sono andato un po' a sbirciare, tra l'altro una situazione particolare perché non volendo ho falciato parecchi amici di Facebook, sì. Li ho eliminati perché ho fatto un collegamento Instagram-Facebook, li ho cancellati, però Pasquale fortunatamente non è rientrato tra i falciati, okay. E quindi posso spiare sulla sua perché è un po' quello che è stato l'operatività del comune di Panni, sì. E si sta veramente prodigando tantissimo per queste mascherine che credo siano ormai introvabili, o perlomeno lo sono state, però voglio dire, Pasquale ha preso proprio come dire, di petto questa situazione, oltre alla produzione propria, sì. Che sta ultimando, quindi da quello che ho capito sono veramente tante, perché loro hanno fatto queste mascherine in TNT, tessuto non tessuto, che possono essere qua. Utilizzate, lavabili, eccetera, eccetera. Le sto mostrando proprio in questo momento, quindi eccole qua, sì. Saranno praticamente distribuite a tutta la popolazione e poi hanno ordinato anche le mascherine, quelle lì, le FFP2, sì, le FFP2 e 2000 mascherine chirurgiche, sono quelle colorate, quelle celesti, quelle sì, verdi che si trovano sì, spesso sì. Negli ospedali, e poi addirittura 50 tutine Covid, che sono esatto. Quelle tutte che vengono chiusi poi con dei nastri. Però tutte queste diciamo attrezzature, queste prodotti verranno distribuiti proprio per il personale della casa
cioè, di riposo tra la RSA che sta proprio a Pagni. Quindi, tra l'altro, insomma, è un paese che sta lavorando tanto, esatto, per l'incolumità dei cittadini. Quindi io veramente credo che sia da encomiare un lavoro così. Guardando un po' poi quello che succede, facciamo una piccola analisi su quello che è il Foggiano, perché chiaramente il Foggiano comprende un po' tutta la provincia. Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia non ci sono decessi in capitanata. Sì, esatto. E questa io la potrei già chiamare una grande notizia, risultato, sì. Che sì. Se cominciamo a togliere i morti dalla battaglia, esatto, credo che la battaglia inizi a essere leggermente più gestibile. E sono tra l'altro una sessantina. Però il problema, sai qual è? Come diceva giustamente Pasquale, che non ci sono dei dati specifici della sezione, esatto, di appartenenza. Cioè, di Foggia noi non sappiamo di questi 60 quanti ce ne sono. Esatto. È un sistema un po' che dà una parvenza di un polso, di un termometro, che però è molto generalizzato. Esatto. A questo punto credo che sia opportuno magari gestire questi numeri anche nello specifico. Però non ci sono decessi e pare che anche diciamo, i contagiati, quelli che si denunciano, quelli che comunque hanno particolari problemi di salute, siano in leggero calo anche in capitanata. Io spero che questo avvenga, perché la preoccupazione è proprio quella, cioè di dover gestire poi una pandemia che al sud sarebbe molto più devastante. Vero. Rispetto al nord. Tra l'altro volevo soltanto comunicarti che a Foggia è stata, vabbè, noi ne abbiamo già parlato, credo, di questo attentato alla RSA di Foggia, il Sorriso, proprio sì, nella web diretta passata. Diciamo, Foggia si è mostrata molto solidale ai vigilanti, che sarebbero poi i proprietari, sì, di questa struttura, e insomma in questo momento hanno colpito un fianco già molto indebolito, che sono quelli degli anziani. Sì. E tra l'altro ci sono stati dei piccoli episodi di insofferenza, tipo stamattina un anziano si è arrampicato su una statua posta al centro di Foggia, probabilmente per manifestare l'esasperazione, perché ripeto, a Foggia c'è il problema che c'è molta gente che ha bisogno di poter mangiare. Esatto. E quindi anche il sindaco Landella ha aderito un po' a questa, che a parte che lui è partito con una sponsorizzazione per raccogliere fondi, che ha praticamente ha dato il patrocinio alla produzione di alcune t-shirt che vengono vendute, con la raccolta poi vengono, sì, vengono poi sponsorizzate, finanziate le casse della Protezione Civile, anzi no, dell'Ospedale Riuniti di Foggia. E poi c'è anche qui il discorso che ci sono la distribuzione di buoni pasto, sì, che contribuiscono notevolmente ad alleggerire il carico economico delle famiglie in difficoltà. Fatto sta che comunque è un'esigenza che si dovrà protrarre nel tempo, perché credo che questa situazione a Foggia, così come in tutta Italia, non credo cessi, esatto, credo cessi così dall'oggi, sì, al domani. E niente, poi c'è una città che comunque, almeno per quanto riguarda la mia visione della cosa, è una città che è tornata a circolare, è una città che comunque non rispetta, secondo me, i canoni precisi stabiliti dal decreto, tant'è che la paura è che molta gente oggi in giro, e perché probabilmente domani, essendo giornata di festa, stanno pensando, meditando di riunirsi con le famiglie, esatto, e poter fare una spesa molto... Perché io praticamente vedo un sacco di gente in giro. Io, se dovessi oggi uscire, cioè se fossi uscito oggi, dopo un mese e mezzo, non mi sarei accorto, esatto, effettivamente, che c'è un blocco. Sì, direi, vabbè, cioè, questo c'ha la, questo, esatto, c'ha la mascherina perché c'ha i denti che gli fanno male. Quest'altro, esatto, puzza l'alito. Non avrei mai detto che magari è per un'emergenza importante. Esatto. Ripetiamo, io non sto lavorando, così come tanti altri colleghi, per dare una certa
importanza a questo decreto. Esatto. Quindi secondo me, se continuiamo così, io non sono molto contento. Abbiamo dei problemi. Luca, senti, poiché mi sta andando un po' a scatti, vedo Skype, credo sia un problema del computer mio, riavvio un attimo Skype e ti richiamo e ci colleghiamo anche con Orsara di Puglia, così faremo il secondo collegamento, poi andremo dai sindaci, quindi a breve di nuovo sul territorio per, tra l'altro ci colleghiamo con un assessore di Orsara, quindi raccontando una cosa bella questa volta, raccontiamo anche una cosa positiva. Ci va bene, fra... frattempo sistemo i capelli. Ok, perfetto, un secondo e torno da te. Allora, dunque datemi soltanto un attimo, torniamo in rigorosa, siamo in rigorosa diretta, torniamo anche a bomba sull'amico Luca e sugli amici di Orsara, sull'amica Michela del Priore. Allora, becco subito Luca intanto prima che mi sfugga e poi, come si dice, si prepari Michela del Priore. 22:13 di sabato 4 aprile, io resto a casa mia alle spalle. Tatta subito Luca, proprio subito, ecco il capello lo hai inguaiato, sì. Allora andiamo a chiamare anche l'amica Michela, sperando che si blocchi un po' di meno. Oggi è così, oggi è un po' instabile la mia connessione. Proviamo a vedere se Michela è in collegamento, vediamo un po'. E facciamo... Michela, ci sei? Pronto? No, ancora no. Forse sì? Pronto. Ela! Buonasera, sì, Michela del Ciao. Signore! Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera, ciao. Come va? Tutto bene? Ti vedete? Sì, sì, tutto bene. Voi? Alla grande. Se il computer non mi si blocca stasera ancora... Stasera ho deciso di stare a casa, quindi... A differenza di ieri che stavamo nel salotto, oggi siamo in camera. Ecco. Sì, infatti cambiano solo le stanze, però diciamo che l'ambientazione è quella. Allora, Michela, allora noi tra un po' sentiremo anche i sindaci di Montacuto e Savignano. Di Orsara abbiamo parlato la settimana scorsa, abbiamo mostrato anche il videomessaggio di Tommaso, il sindaco, che salutiamo. Ovviamente. Salutiamo, sì. Esatto, e poi vi seguiremo anche sulle varie pagine, sulla pagina ufficiale del comune di Orsara di Puglia. Ma stasera noi volevamo spostare un po' l'attenzione, ovviamente per quanto si possa fare bisogna anche un po' andare avanti e, come dire, rilassarsi un po', chi può, insomma, poiché c'è chi è impegnata al fronte proprio, perché poi è così, è una guerra questa, e ci sono tutti gli altri che hanno bisogno anche un po' di svagarsi, e c'è chi lavora per questo. E chi mette in campo iniziative come avete fatto voi, una cosa molto bella che, ecco, sto recuperando anche dal sito, eccolo qui, si chiama, lo diciamo, lo mostriamo anche ai nostri telespettatori, L'arte è contagiosa, un'iniziativa molto molto bella. Di che cosa si tratta, Mi? Allora, innanzitutto diciamo che questa iniziativa nasce un po' in parallelo rispetto a tutto quello, insomma, che, come avete già detto, tutti i sindaci e tutti i comuni stanno fronteggiando, che sì, è un'emergenza molto, molto seria, quindi le cose da fare ci sono. Infatti, ricordo comunque, ringrazio innanzitutto il sindaco Tommaso Lecce, lo devo salutare, lo devo ringraziare perché si sta adoperando tantissimo per questa situazione. Le mascherine sono già state consegnate a tutti gli abitanti, sì. Adesso si è avviato anche il servizio di pronto spesa e farmaci, grazie a un gruppo di volontari costituiti, diciamo, in un'associazione in poco tempo, quindi tutto fatto, diciamo, in poco tempo, e sta andando, diciamo, la cosa molto 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 bene, insomma, nei limiti ovviamente dell'emergenza, però devo dire che veramente ad Orsara, diciamo, le cose stanno andando bene, quindi sì, ci tenevo a precisare questa cosa. Ottimo. E poi ovviamente in parallelo a tutto questo c'è anche un'altra esigenza, perché sempre più spesso sentiamo di persone comunque che sono molto scoraggiate, che stanno cadendo anche in uno stato confusionale, di depressione, sì, perché comunque la vita è cambiata da un momento all'altro e abbiamo anche paura del futuro. E quindi è nata questa iniziativa, è un'iniziativa nata dal basso, dai cittadini e dalle associazioni di Orsara, con il sostegno appunto dell'amministrazione comunale, che si chiama L'arte contagiosa, che è un gioco, insomma, di parole che dà il titolo a questa iniziativa,
per associare appunto alla parola contagio qualcosa di positivo che è il latte. In cosa consiste? Un grande esperimento, diciamo, di comunità, un modo per stare insieme, per condividere, perché in questo momento, secondo me, più che mai la cosa importante è condividere, sentirsi insieme agli altri, stare insieme, non lasciare nessuno da solo, soprattutto le persone più fragili. E in questo modo cerchiamo di coinvolgere tutti. Praticamente cosa si fa? Come si partecipa? Basta mandare su Facebook, abbiamo una pagina anche su Instagram che si chiama Latte Contagiosa, appunto, però si può tranquillamente mandare queste cose tramite WhatsApp e poi insomma verranno tutto il materiale verrà conservato. Si tratta di video, di ricette, di disegni, di fotografie, di racconti, insomma tutto quello che l'arte, che insomma la nostra creatività si può far creare, anche perché ricordiamo che questo periodo è un periodo in cui ognuno sta sperimentando, anche secondo me, delle capacità o degli interessi di cui non era a conoscenza. Quindi se vediamo anche il positivo di questo momento, secondo me è un po' questo, che ci stiamo riappropriando del nostro tempo e anche della nostra identità, quindi stiamo un po' scavando dentro noi stessi e dentro le nostre capacità, quindi secondo me è bello proprio anche condividere queste cose. Quindi abbiamo questa pagina dove chiunque può condividere con noi queste fotografie di quello che chiaramente vediamo fuori dalla finestra, perché ricordiamo che sono tutte attività da fare rigorosamente a casa, quindi ovviamente rinnoviamo l'invito a restare a casa, perché adesso più che mai è importantissimo per appunto evitare che ci sia questo ritorno o questo boom, perché noi non ne sappiamo la curva, insomma, in realtà a che livello è, quindi assolutamente questo è un momento importante per stare a casa e per, perché no, fare queste attività tutti insieme, quindi fotografare ciò che vediamo fuori dalla finestra, raccontare la nostra esperienza e condividerlo con gli altri, fare dei video, pubblicare le proprie ricette, perché tantissime persone si stanno cimentando in ricette, in creazioni culinarie. Quindi questo, diciamo, esperimento di comunità ci permette di stare tutti insieme e la cosa bella è che ci sono tante persone che ci stanno scrivendo, persone che non sono di Orsara e che ci chiedono se possono partecipare anche loro. Ovviamente sì, cioè, anzi dovete, no? Dovete partecipare. Se si ingrandisce, diventa una grandissima comunità. Michela, io poi è bello. Io devo citare, lo stiamo mostrando in questo momento, il Finestra a Levante, il racconto con cui hai inaugurato la sezione appunto letteraria di questo progetto. Rotto il ghiaccio. Esatto, hai rotto il ghiaccio e lo trovate su montacuto.com, ovviamente sulla pagina L'arte è contagiosa. E quindi anche la questione delle ricette in questo periodo va tantissimo, perché ecco, chi è che non ha fatto qualcosa? Noi ci siamo cimentati con i ravioli giapponesi e vi devo dire sono venuti uno spettacolo e stiamo scoprendo anche l'arte di osare a fare cose che magari in tempi normali non avremmo neanche provato a fare. Invece ecco, va presa questa storia anche finché non ci sono tragedie, perché poi la perdita della vita, quello è il vero problema, quando c'è un problema di salute. Mentre siamo sani e non abbiamo problemi, possiamo sfruttare questa occasione per fare cose positive, proprio come l'arte è contagiosa, appunto. Questo è un bel messaggio, esatto, è un messaggio meraviglioso. E quindi io vi voglio ringraziare come al solito, amici di Orsara, perché come sempre ci date uno spunto in più ed è fondamentale, specie in questo periodo. Mick, poi grazie. Ovviamente io dico a tutti che dell'arte contagiosa parleremo anche nel TG in dialetti del mese di aprile. Mi hai fatto un bel servizio in orsarese e quindi non so parlare preciso perché l'importante è provarci, meglio sentire questa diretta, cioè nel senso che si capiva me. Però dai, ci ho provato. No, ottimo. No, e soprattutto veramente io voglio farvi un plauso, perché alla fine siamo tutta una comunità e ciascuno nel proprio piccolo stiamo dimostrando veramente quanto valiamo. E soprattutto in queste situazioni viene fuori poi la corteccia, come si suol dire. Luca, che ne pensi tu che insomma stiamo vedendo tante cose in un marasma di cose negative? Poi ci sono delle chicche veramente fantastiche. Ma io penso che oggi abbiamo la possibilità di lavorare molto con la nostra creatività.
Cioè, nel senso, io sto, per esempio, personalmente ho riscoperto la lettura, e ho ripreso in mano la chitarra, voglio dire, oltre a tante altre cose. Quindi il problema più grave è ripeto, è come è non poter sfruttare questo tempo, che siamo agli arresti domiciliari, perlomeno cerchiamo di utilizzarlo, perché se decidiamo di stare 3 mesi, 2 mesi senza far niente a casa, il problema diventa veramente molto pericoloso anche a livello psicologico. Esatto. Ecco, quindi ben vengano queste situazioni in cui magari si dà la possibilità anche a chi sta a casa di poter avere una guida o comunque avere un'attività da fare. Tra l'altro, poi proprio in base a questa, mi collego, visto che c'è l'amica che ci può, ecco, ci sponsor, ci passa la palla a favore di questa notizia. Ecco, proprio in questo caso ci tengo a precisare, ci siamo appunto organizzati anche in questo senso, che Gianni Scisciolo, sì, che tra l'altro è il marito di mia moglie, quindi se i calcoli non mi dicono bugie dovrebbe essere mio cognato, sì, scherzo, è uno scultore in fase di decollo. E quindi proprio qualche settimana fa noi avevamo già fatto vedere delle opere che lui sta realizzando, e tra cui una in particolare, lui praticamente l'ha dedicata proprio a questa situazione del coronavirus. Infatti la sua opera, che tra l'altro è stata pure ripescata, ripubblicata nell'ambito del Foggia Today, è appunto una sua opera che si chiama Il mondo nella morsa del coronavirus. Eccolo. E lui praticamente in questa scultura in sequoia di legno tech, adesso ecco tu stai facendo, sì, vedere in questo momento, è fatta artigianalmente. Cioè lui, sì, è partito proprio da una semplice parte di legno, di sequoia, e ha elaborato questa opera. Allora qual è adesso il fine? O probabilmente mia sorella non ha più spazio sulle mensole e quindi di conseguenza ha chiesto ufficialmente al marito di liberarsi di queste opere, stiamo scherzando ovviamente, però ecco, Gianni ha fatto sì che questa opera venga messa appunto in, come dire, in offerta, sì, a chi la volesse acquistare, e il ricavato va chiaramente interamente versato alla protezione civile per appunto dare qualche sostegno economico in più alla lotta al coronavirus. E chiaramente ognuno sta dando il proprio meglio, e devo dire la verità, soprattutto chi sa fare questi, chi lavora di creatività, dà materialmente il proprio sostegno. Quindi chiunque fosse, magari noi la pubblichiamo questa scultura, che verrà appunto messa in vendita e ricavato chiaramente destinato alle casse della protezione civile, che è al primo posto oggi come diciamo come bacino di raccolta economica. Sì, perfetto. E questa è per dire, ecco, quello che significa solidarietà, e comunque qualcosa che si fa gratuitamente, che serve per l'intera collettività. Esatto, esatto. Bene, bene, stasera stiamo dando veramente ancora più, poi ogni puntata che passa riusciamo a trovare, ovviamente più passa il tempo più ci abituiamo a questa situazione, che a mio parere durerà ancora per un po', c'è anche qualche sentore, però insomma noi cerchiamo di prendere il meglio. Io uscirò da questa situazione con un altro libro finito e con tante ore di diretta sulle spalle. Infatti poi dobbiamo io sono un accanito lettore in quest'ultimo, lo ero già prima, però ecco, mi pare di aver capito che probabilmente nei prossimi decreti si lasci sia la possibilità a chi lo desidera, in alcuni giorni della settimana, in alcune ore, di accedere in librerie, chiaramente con autocertificazione, proprio per dare la possibilità alle persone di acquistare qualche libro per poter leggere, chiaramente, perché il tempo a casa non è che per forza devi passare attraverso la televisione a guardare Barbara D'Urso che insegna a lavare le mani. Però sarebbe importante questo, dare la possibilità anche di leggere, perché è importante per gli adulti, per i bambini, esatto, per gli anziani, e soprattutto mantiene il cervello, esatto, distratto da quelle che sono. Quindi magari se questo dovesse avvenire, tu che sei uno scrittore,
magari ce lo farai sapere molto prima, Michele, no? Assolutamente, intanto mi cimenterò nella sezione racconti di dell'arte contagiosa a breve. Esatto. Ovviamente partecipate anche voi, infatti l'appello è a partecipare, esatto, metteremo anche l'invito il più possibile. Mick, senti, in chiusura io ti volevo chiedere un bel saluto, non te lo chiedo in dialetto, un saluto a tutti gli amici orsaresi ovviamente in primis nel mondo, ma in generale un po' a tutti gli amici che condividono lo stare a casa, questa cosa fondamentale. Allora, saluto tutti, tutti ovviamente i cittadini di Orsara, saluto il sindaco, i volontari che stanno facendo tantissimo, quindi in particolare il grazie va a loro. E niente, poi saluto tutti, ovviamente saluto voi, e mi raccomando, stiamo a casa e siamo positivi, perché la positività secondo me è la prima cosa che si può superare questo momento, quindi mi raccomando, stare positivi, non arrendersi e pensare, diciamo, a quello che verrà dopo, perché sicuramente ci sarà la fine di tutto questo. Esatto, perfetto Michela, come al solito io ti voglio ringraziare e saluto ovviamente tutta la comunità orsarise. Un abbraccio a Michela del Priore. Un abbraccio. Ciao Michela. Ciao, ciao. Io nel frattempo mi distraggo al cellulare perché mi stanno arrivando, vabbè, sto leggendo un po' anche dei commenti che riguardano la nostra diretta. Tra l'altro sì, ci sono tantissime persone che io conosco e con cui ho avuto dei bellissimi ricordi proprio prima che questa pandemia scoppiasse. Tra l'altro Viviana Colangelo, salutiamo, vabbè, Concetta Roca, ciao, io lo chiamo fratello, mio fratello Rocco, poi c'è Teodoro che ci saluta, poi c'è Antonella Montecalvo. Allora sì, mi è arrivato un messaggio, chiedo ad Antonio un po' di pazienza, hai ragione, perdonami, ho visto adesso il messaggio, ti chiamo al prossimo intervento. Allora io devo salutare il sindaco intanto di Savignano, Fabio Della Marra, che è con noi, stavo facendo un po' di saluti, caro Fabio, tanto benvenuto a questa diretta. Ciao, buonasera a tutti voi. Luca, sì, dopo facciamo un attimo un resoconto di tutti i saluti perché sono tantissimi. Sì, sono io, nel frattempo cerco di trovare una risposta a una mia domanda. Perfetto, bello, mi piace. Sì, ascoltiamo il nostro sindaco qui collegato. Buonasera. Ciao, allora, buonasera. Fabio Della Marra, Fabio Della Marra Scarpone, sindaco di Savignano Irpino, io ti do ovviamente il benvenuto a questa diretta, raccontiamo un po' la Valle del Cervaro, un po' i Monti Dauni e ovviamente Savignano è vicino, cioè proprio di fronte di Montacuto e vicino di Panni come collocazione. Per cui, ecco, raccontiamo un po', caro Fabio, partiamo proprio dal principio, cominciamo a dare qualche aggiornamento. Dopodiché io poi mostrerò anche una foto molto bella e molto significativa che è stata scattata oggi pomeriggio proprio al confine, ma ne parliamo proprio tra un attimo. Prima di tutto, ecco, com'è la situazione a Savignano? C'è stato un momento un po' complicato, però sembra, ovviamente facciamo tutti gli scongiuri del caso, sembra che si stia un po' tirando un po' il fiato. Ma allora, diciamo che sfortunatamente da una parte siamo stati probabilmente la prima comunità irpina a dover affrontare questo terribile, insomma, virus, quindi siamo stati probabilmente i primi a dover aprire il COC per situazioni poco piacevoli, siamo stati, diciamo, i primi a dover affrontare quelle che poi erano le cause che si scatenavano dietro a questo dramma, e quindi gli isolamenti obbligati delle famiglie, le assistenze, insomma tutto ciò che poi deriva così sotto l'aspetto sociale. Sicuramente dall'altra parte devo dire che siamo comunque una comunità fortunata, perché avendo avuto più casi e tutti questi casi che noi abbiamo avuto si sono risolti con un lieto fine, cioè dove i contagiati sono tornati dalle proprie famiglie e quindi hanno avuto la possibilità di rabbracciare i propri cari, a differenza, ahimè, di qualche altro sfortunato che, insomma, più di qualcuno, se andiamo a vedere, insomma, i dati nazionali, che invece probabilmente non hanno vinto
la lotta contro questo virus. Quindi insomma abbiamo attualmente un altro illustre cittadino che è ricoverato, ma che versa soprattutto in questi ultimi giorni in condizioni migliori, e quindi siamo convinti che anche lui tornerà ben presto a vestire quel famoso camice bianco, perché poi tra l'altro rientra in quella categoria che noi chiamiamo angeli di eroi, in questo momento. Sì, sì, esatto. A cui mandiamo un abbraccio enorme, ovviamente, a tutta la famiglia, chiaramente, sì. Quindi da questo punto di vista diciamo che vogliamo lanciare un segnale di speranza, e quindi vogliamo essere ottimisti. Del resto poche un'oretta fa ho lanciato un altro messaggio alla cittadinanza, proprio per dire che purtroppo non bisogna abbassare la guardia, dove ognuno di noi purtroppo può essere un ignaro portatore di questo virus, e quindi noi stessi dobbiamo avere in primo luogo rispetto per gli altri e gli altri per noi, insomma, quindi non bisogna abbassare la guardia. È naturale che poi quando questi tempi, questi DPCM e queste ordinanze si susseguono nel tempo diventa difficile. Poi si innesca anche diciamo un altro aspetto, che è quello non soltanto sociale, economico, ma anche quello poi psicologico. Esatto. Fabio, noi abbiamo a microfoni spenti, ovviamente abbiamo detto che ci sarebbe da parlare veramente un'eternità in merito a tutto quello che in un mese è cambiato, anche lo abbiamo detto anche nelle scorse trasmissioni, anche proprio, no, Luca, in merito all'attività di un sindaco che in questi periodi così complessi praticamente si è trasformata intanto in un H24, lo era già prima, ma adesso chiaramente è diventata molto più estrema, ma poi anche a volte bisogna fare anche un po' da psicologi, bisogna essere un po' il riferimento, la guida vera e propria. Ecco, in questo caso non che prima non lo si fosse, chiaramente, però adesso, essendo una cosa che ha bloccato il mondo, parliamoci chiaro, una cosa che ha messo in difficoltà veramente milioni di persone, miliardi di persone, tutta la popolazione mondiale, il compito si è fatto più arduo. Però, come dire, io vedo anche la stanchezza nei tuoi occhi, e questo è sintomo del grande impegno che seguiamo costantemente, e per cui io ti ringrazio a nome ovviamente della tua popolazione, ma della popolazione un po' di tutta la zona, perché voi sindaci siete, anche voi siete eroi, diciamocelo senza giri di parole. No, è vero, perché io vedo, guarda, credimi, io riesco a vedere in queste situazioni cose che probabilmente, è un po' come la famosa mamma che quando diventa mamma, la famosa donna che quando diventa mamma riuscirebbe a spostare un tir per il proprio figlio. Ecco, in questo caso, in queste difficoltà, io vi vedo veramente indossare un mantello e diventare un riferimento, una guida per la popolazione. E poi lo si legge anche nei commenti, quindi non è che sto dicendo qualcosa per piaggeria. Guarda, io ti ringrazio, perché sei, diciamo, sei eccezionale anche in questo, però ritengo che sia doveroso, anche se devo ammettere che alcune volte anche noi probabilmente ci facciamo prendere un po' troppo dalla situazione, nel senso che vorremmo essere poi effettivamente i tutori in tutto e per tutto delle nostre comunità, però probabilmente ci dimentichiamo che in questo caso siamo di fronte a una guerra vera, e purtroppo come tutte le guerre, lo dico così, insomma, con il cuore affranto, ma ci sono comunque innocenti o martiri che comunque cadono. E spesso si è impotenti e non si può fare niente, come anche spesso ci stiamo probabilmente anche in modo errato sostituendo all'autorità che invece dovrebbe gestire da un punto di vista proprio istituzionale questa epidemia, che è l'ASLO, che è comunque la sanità nazionale. Insomma, alcune volte presi dalla troppa voglia di voler risolvere, oppure anche dal timore o anche perché no, per la troppo senso di protezione dei nostri cittadini, beh, insomma, possiamo anche commettere qualche errore. Certo, restare freddi in questo momento è difficile, però sicuramente sì, è ormai è H24, insomma, ed è necessario, anche perché oggi anche fare la spesa diventa un problema. Quindi se non c'è qualcuno che fa da tramite con le istituzioni, o con, visto che ormai è tutta zona rossa, quindi
sono interdetti qualsiasi forma di passaggio, insomma diventa difficile per il cittadino, quindi ci vuole assolutamente un riferimento. Ma del resto io non sono solo, tu sai benissimo come non sono soli gli altri sindaci, perché ci sono i gruppi comunali di protezione civile. Io ho un gruppo comunale che è davvero eccezionale, abbiamo un gruppo, diciamo, dell'ANPAS, 118 volontari che praticamente H24 si alternano nel dare manforto alle popolazioni, ma anche gli stessi consiglieri comunali, gli stessi amministratori, che poi sono quelli che nel momento in cui ci vedono più stanchi sono lì a sollevarci, sono lì insomma in qualche modo a consigliarci, insomma. Quindi comunque ci deve essere sempre un lavoro di squadra. A tal proposito, Fabio, ecco, prima di andare avanti, perché io volevo mostrare una foto, io voglio salutare intanto anche il Don Orione, che ha attivato un servizio di supporto psicosociale molto importante. Poi faremo un'intervista anche al responsabile e racconteremo, ne abbiamo parlato su montacuto.com. Faccio i miei complimenti al gruppo di protezione civile, perché ecco, stiamo mostrando anche la foto in questo momento, per l'aiuto alimentare che ha dato proprio al Don Orione, donazioni di prodotti alimentari, e in generale per il grande supporto alla comunità. Ecco, questi insieme alle misericordie, i ragazzi che si stanno dando un grande da fare. Ragazzi, non è facile, lo sappiamo, vediamo megapotenze che hanno difficoltà a capirla questa situazione, anche immense città che dovrebbero essere preparate non lo sono. Io parlo di capi di Stato veri e propri, e non possiamo pretendere la luna in questa circostanza. Però ecco, poi vedi che in piccoli comuni ci sono queste attività, ci sono queste, nonostante poi un po' politicamente, anche perché siamo un po' lontani dai centri di potere, ti rendi conto poi la forza umana. Diciamo sempre le stesse cose, no? Però senza voler entrare nel merito, io ho mostrato una foto poco fa di un gomito. Luca, questo pomeriggio al confine tra Foggia e Avellino, tra Campania e Puglia, c'è stato un incontro tra Fabio Della Marra e Giovanni Campese, sindaco di Monteleone di Puglia, che salutiamo insieme all'amico Michele Morra, perché anche loro, insomma, anche con loro c'è un buon rapporto, e c'è stata questa intervista al confine. Una cosa direi anche molto simbolica, molto importante, proprio perché noi viviamo su un confine, no? Diciamo un po' qua e un po' là, alla fine siamo però tutti un'unica famiglia. C'ha una bella forza questa foto, Fabio, c'ha un bel, come dire, c'ha un bel significato anche. Insomma, sicuramente ha un significato, perché probabilmente per intervenire più riprese la RAI, sicuramente c'era stato forse un fraintendimento, oppure c'era stato, diciamo, un messaggio errato, non dalla RAI, per carità, ma diciamo in generale dai media, su quando insomma, Campese aveva chiuso le strade secondarie di Monteleone con quelle balle di fieno che hanno fatto poi il giro del mondo, e probabilmente qualcuno ha strumentalizzato come se volesse essere un'azione a difesa degli arianesi o anche così, insomma, dei savignanesi o dell'area, per intenderci, del nord-est arianese. Insomma, non è assolutamente così, perché in questo caso si è voluto ancora una volta dimostrare quando ci sia una forte sensibilità e quando ci sia diciamo una solidarietà nei confronti degli arianesi, che purtroppo stanno vivendo questo dramma incredibile, insomma, perché purtroppo, come tutte le città che ospitano ospedali, che ospitano centri medici, insomma, abbiamo visto, la storia la insegna, non è soltanto in Campania, ma in Lombardia, in Abruzzo, insomma, hanno avuto focolai importanti. E quindi era semplicemente un messaggio di solidarietà, e quindi anche così spazzare via quelle idiozie che poi alcune volte si scrivono sui social. Sì, che purtroppo a volte come creano... sta vivendo, se lei dovesse fare un confronto con insomma tutte quelle che sono le i termometri che si vivono negli altri paesi, no? I paesi si stanno comportando meglio, stanno seguendo molto di più questo divieto allo stare in mezzo alla strada, o comunque ad evitare assembramenti, eccetera eccetera. Io credo che il suo paese si stia comportando bene, nel senso che stia
osservando pienamente questo decreto, è vero, sindaco? Ma allora io dissi un mese fa che la paura probabilmente era la migliore arma in autotutela. Il momento in cui Savignano è stato il primo testimonial di questo dramma, è scattata una forte paura nella cittadinanza. E quindi anche questa, la paura è stata un deterrente importante affinché ci si comportasse e quindi si accettasse probabilmente il senso di queste norme così restrittive. Il problema è che con il lungo andare si rischia poi di abbassare la guardia, perché poi si rischia di pensare che ormai il fenomeno non riguarda più la nostra comunità, ma riguarda altre comunità. Ci si dimentica che purtroppo nelle nostre comunità abbiamo uomini e donne che tutti i giorni escono per andare al lavoro. Ecco, parliamo di medici, infermieri, OS, personale impiegato nel trasporto, personale che fa la raccolta rifiuti, forze di polizia. Insomma, questi sono comunque dei veicoli che potrebbero in qualsiasi modo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali o lavorative, trasportare nuovamente il virus nel comune. E a questi non gli si può dare nessun tipo di responsabilità, perché stanno cercando di mantenere viva un'economia. Quindi è difficile, sicuramente quello che dico io: non bisogna abbassare la guardia. Io sono contento dei comportamenti che stanno assumendo i cittadini, però le devo dire che probabilmente lo spavento è servito a qualche cosa. Ecco, questa pure è un'altra cosa importante. Allora, io una cosa che avevo notato... sì, Luca, sì, no, scusami. Volevo dire questo, che ormai, diciamo, non ci si appella più neanche al discorso che nei paesi l'età è più alta, quindi è a maggior rischio sono anche gli anziani, perché se noi dovessimo aprire qualsiasi pagina web o ascoltare qualsiasi telegiornale, proprio oggi è la notizia che la guardia del corpo, cioè il poliziotto che aveva, esatto, diciamo così, a protezione il nostro presidente del Consiglio dei Ministri, a 51 anni, è deceduto a causa di complicazioni derivate proprio dal coronavirus. Quindi questo ci fa capire che la paura forse è la migliore arma per far capire a tutti che nessuno è al sicuro, diciamo, e questo vale dal ragazzo agli anziani, che soprattutto prevalgono numericamente nei paesi sicuramente, però anche il singolo giovane, che sia in città o in paese, oggi bisogna che se ne renda conto, insomma. Esatto. Sì, no, condivido, insomma, la sintesi di quello che avrei voluto esprimere io in modo più chiaro, quindi esatto. Altro, Giorgio Guastamacchia, proprio la foto postata dal Premier Conte sulla sua pagina Facebook, appunto, sì, il cordoglio. Questo è un virus che io difficilmente l'uomo capirà. Lo capirà dopo che avrà scoperto il vaccino, che poi pare che un medico pugliese stia sulla buona strada. Però, per esempio, ci sono tanti anziani che a 102 anni, per esempio, riesce a guarire. Bisogna capire quali sono le dinamiche che poi coinvolgono in maniera determinante la guarigione o il decesso di una persona. Ecco perché nessuno sa se questo virus può essere letale o meno su una persona. Quindi è meglio che tutti quanti ci mettiamo al sicuro e poi dopo magari avremo tutto il tempo per scoprirlo. Però al momento proteggiamoci e aspettiamo che ci sia qualcosa di concreto per stare, per dire ce l'abbiamo fatta. Esatto. E Fabio, noi ovviamente non ti tratteniamo troppo, anche perché appunto le giornate cominciano, o meglio, non si sa né quando cominciano né quando finiscono in questo periodo, per cui intanto ti vogliamo ringraziare per questo collegamento, magari possiamo replicarlo anche per dare un po' di aggiornamenti. Io però volevo chiederti ovviamente quello che ormai è nostro, ma non l'abbiamo inventato noi, il mantra di questi giorni, cioè l'invito a tutta la popolazione, per quanto possibile e per quanto ci siano le condizioni, di restare dove esattamente? A casa. Ecco, sì, diciamolo proprio apertamente. Ecco, forse questa è l'arma, è l'unica arma che abbiamo adesso, visto che non ci sono i vaccini ancora,
forse l'arma migliore è proprio questa, no? Sì, di restare a casa e comunque sì, anche di non andare in altri nuclei, e questo vale ancora di più per quelle famiglie che hanno al loro interno componenti che ancora oggi svolgono un'attività lavorativa. Per tornare, non vorrei essere pesante, ma per tornare al discorso che facevamo prima, è proprio perché ormai questo virus, così come abbiamo appena ascoltato, non ha proprio riferimenti di età particolari. Esatto. Sindaco, magari alla fine di tutto questo circo che è così buio, così scuro, no, noi non vivremo la Pasqua, non vivremo la Pasquetta, non stiamo vivendo tanti momenti che per tradizione ci sono sempre stati grossi assembramenti. Magari quando finisce questo incubo, magari la Pasquetta ce l'organizziamo a settembre-ottobre, quando sarà, però magari anche voi sindaci date la possibilità a questi ragazzi di sfrenarsi un po'. Come diceva, qualcuno ha detto addirittura, vi voglio vedere tutti nei parchi, baciarvi e abbracciarvi. Sindaci, poi dovete iniziare anche a dare la possibilità a questi ragazzi di farli divertire un po', sempre nei limiti della civiltà. Magari organizziamo una Pasquetta posticipata, che ne dice? Io dico sempre che noi, i sindaci non debbono vivere questo momento come quelle autorità che debbono reprimere il cittadino, sono quelle autorità che debbono educare il cittadino. Per la repressione ci sono i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ci sono le ordinanze di De Luca nel nostro caso e del Governatore della Puglia, nel caso della Puglia, e quindi delle forze di polizia che devono far rispettare questi. Quindi noi non siamo dei repressori, siamo degli educatori. Quindi immagini che felicità avrei io nel poter vedere che non ci sono restrizioni né governative né regionali e che tutti possiamo scendere in piazza ad abbracciarci, a fare una mega festa, a fare una piazzetta, a fare una Pasquetta anche a settembre, perché sarei il primo. Uniamo Pasquetta. Mi trovo favorevole a invitare. Speriamo di non unire Pasquetta e Natale, solo quello. Speriamo di poterla fare a fine estate al massimo. Scherziamo. Faremo una settimana di feste. Faremo una settimana di feste prolungate. No, speriamo che il tessuto sociale e economico non arrivi, insomma, al collasso. Questa è la cosa più importante, perché adesso noi ci ridiamo sopra, perché è giusto che si debbano anche avere dei toni distensivi, esatto. Però insomma la situazione comincia ad essere pesante per le famiglie, per le aziende, per i rappresentanti, per i parrucchieri, per i barbieri, insomma per tutti coloro che oggi non possono esercitare, per i bar, per i ristoranti. Oddio, si farebbe una categoria, cioè si farebbe un elenco che non mai. Beh, e quindi insomma rispacci da questo, insomma, ma il dispiacere più grande è vedere questi paesi che hanno una grossa opportunità, come Savignano, come Panni, come Monteleone, Accadia, Orsara, che hanno la possibilità praticamente una volta buona nell'anno di riempirsi. Purtroppo quest'anno, ecco, dovrà essere molto probabilmente mancato a questo appuntamento. Quindi è un dolore di cuore non solo per chi ha l'attività, ma anche per le persone che hanno la possibilità di rivedere il proprio paese dopo tanto tempo o di riabbracciare i propri cari dopo tanto tempo. Quindi quest'anno, secondo me, il 2020 lo dobbiamo vivere come un anno di, purtroppo, un doppio danno reale. Quindi prima passa e prima ce ne liberiamo. Esatto, quindi un doppio danno, al danno la beppa, insomma, sì. Quindi, e allora? Sindaco, buon lavoro, io non le posso che dire augurare un buon lavoro e che veramente possiamo ritrovarci quanto prima a fare una Pasquetta unificata con tutti i paesi. E poi chi va a dormire a casa di un paese e chi va a dormire a casa, cioè promiscuità, viva la promiscuità, sì, le forme di gemellaggio, insomma, va bene così. Esatto, benissimo. Allora grazie mille a Fabio Della Marra Scarpone, sindaco di Savignano Irpino, ai nostri microfoni. Grazie mille Fabio, buona serata. Buonasera a voi, grazie, ciao.
Allora Luca, adesso ce ne andiamo a Prato, facciamo un salto a Prato dall'amico Antonio Curato. Sì, ci corregge su certa cosa, tra l'altro, che questo sindaco è stato il rettore dell'Università di Perugia che ha fatto questa di, ecco, di abbondanza affettiva e di assembramenti. Forse lui ha esagerato un po', però ecco, il significato era quello di voler tornare ad una realtà molto più valorizzata, cioè che prima non si faceva, cioè il singolo approccio personale con una persona prima era un po' snobbato, adesso invece pare che il messaggio sia quello. Nel frattempo salutiamo anche Mikilos, il nostro amico di Troia, compagno di mille radiofonie, e anche Renato e tra l'altro Gianluca, chiaramente Veggia, e Michele Liscio che oggi ha fatto ritardo l'appuntamento, quindi sarà appena rientrato a casa. E ovviamente li saluto con un immenso abbraccio. Tra l'altro, allora stavo cercando Antonio Curato, volevo salutare Vincenzo, l'amico Vince Siniscalco da Toronto, che è tutto a posto, stanno tutti bene, e infatti io ringrazio l'amico Minguccio per avermi messo al corrente. Saluto intanto anche Marcello, il sindaco di Montacuto, tra un po' anche lui ai nostri microfoni. Adesso ci andiamo a Prato proprio per parlare con Antonio Curatolo di una situazione, credo legata alla comunità cinese, non so, non voglio spoilerare. Anto, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, ciao Michele, ciao Luca. Tutto bene? Ciao, buonasera. Tutto a posto? Sì, sì, abbastanza bene. Diciamo che qui ancora in casa, chiusi, rigorosamente chiusi, ce la caviamo ancora bene. Insomma, il virus è fuori, per chi circola è un problema. Senti, noi non circoliamo. Prato siamo... com'è? Prato com'è a tal proposito, come situazione, diciamo, in generale proprio? Allora, Prato in generale è la penultima sì, città della Toscana per ordine di contagi. Quindi Prato, nonostante la foltissima comunità cinese, che credo oggi tra diciamo tra legale e non legale rappresenta forse il 20% della popolazione pratese, quindi io stimo intorno ai 40.000 cinesi a Prato, è stata la comunità che ha avuto zero contagi. Allora io mi sono fatto questa idea, che è del tutto personale ovviamente, quindi non ha valore scientifico, non ha valore statistico, non ha valore alcuno, è un mio pensiero. Sì. I cinesi di Prato, che ovviamente hanno tante attività da pronto modo, che è tutto in mano a loro, alle varie manifatturiere che possa essere gestito qui in Toscana, che ovviamente riguarda molto il tessile, quindi dalla produzione delle stoffe alla realizzazione dei capi e anche altre cose, poi attività collaterali. Gli ultimi sono diventati ristoranti cinesi, non ce ne sono quasi più, i giapponesi li hanno surclassati. Ma loro si hanno chiuso praticamente. Quindi cosa mi sono fatto come idea? Dico, loro hanno chiuso anche a Prato. Esattamente. Allora, sì, loro hanno chiuso molto prima di noi. Addirittura, da quello che ho letto anche in giro, la mia idea, ti voglio spiegare prima la mia idea e poi andiamo su un po' di dati di fatto. Okay. La mia idea è questa, che siccome i cinesi di Prato comunque sono in contatto con la Cina, perché hanno dei parenti, perché hanno contatti continui, perché importano materiale, perché esportano altre cose, insomma, hanno contatti con i commerciali, per cui loro il problema del virus l'hanno percepito prima di noi e con grande preoccupazione. Hanno la preoccupazione arrivata parecchio dopo, La preoccupazione è stata nel momento in cui c'è stato il primo caso italiano, ma se rimaneva in Cina o giù di là, non lo so né quando avremmo percepito la gravità di questo virus. Scusate un attimo. Sì. Praticamente cosa hanno fatto? Tutte le attività, sotto casa nostra, di fronte al mio balcone, c'è un'agenzia di scommesse gestita da cinesi, quindi come ti dicevo prima spaziano su tutti i rami i cinesi, non sono legati solo al tessile. Che cosa hanno fatto? Hanno chiuso
a fine febbraio. E le vedevamo chiuse in genere, pure durante la settimana ci sono delle partite o altre cose, sono sempre aperte perché qualche avventura la scommessina sua. E avevano chiuso, ma come, e mia suocera che sta sempre pure a guardare spesso la testa, ma come ce ne sono chiusi? Ma aspetta che ti ho perso un attimo. Antonio, aspetta un attimo che ti ho perso. Antonio, allora un attimo solo. Non è, non mi ricordo adesso la data esatta. Aspetta, Antonio, ti abbiamo perso un attimo. Abbiamo perso un attimo. Stasera la connessione è ballerina, purtroppo. Pronto? Ci sei? Mi senti ora? Sì, sì, adesso sì, adesso sì. Sì, io ci sono. Adesso sì, perfetto. Ti vedo l'immagine ferma di Luca, però non vedo tutta l'immagine mia di Luca ferma. Vabbè. Comunque portate a me. Aspetta, io ti sento male però. Luca, tu ci sei? Sì? Sì, ok. Quindi... Sì, io lo sento a tratti. Sì, anche io. Aspetta. Non ho una connessione stabile con lui. È probabilmente... Ok, no, adesso... Adesso mi sa di sì. Antonio? Mi sentite? Sì, io ti ho perso per un attimo, non ti ho più sentito, cioè ti sentivo veramente molto molto male. Quindi adesso forse dovremmo essere. Sì. Ora? Sì, adesso va bene. Ok. Quindi ti dicevo che la comunità ha avuto praticamente contagi zero, perché avendo questo contatto comunque continuo con la Cina, sia per lavoro sia per familiarità, hanno avuto immediatamente la sensazione della gravità della situazione, sì, molto prima di noi. Sì. Quindi tutte le attività, partendo dal più, facciamo un esempio più stupido, ma giusto per dire una cosa, di fronte a casa nostra c'è un'agenzia di scommesse gestita da cinesi. Sì. E questi a fine febbraio non avevano bello chiuso. E non ci si chiedeva perché, perché sono aperti sempre, sabato, domenica, la sera quando ci sono le partite, fino a tardi, sono sempre aperti. I cinesi poi lavorano quasi anche 24, lo sappiamo. Sì, vero. Che si fanno anche un po' di tutto. Noi ancora giravamo al lavoro, la scuola ancora era aperta addirittura, quindi passando davanti al negozio mi sono fermato a guardare e c'era scritto chiuse per questioni amministrative, non diceva niente di che. Ah. Ancora non ha riaperto. Antonio, ancora non ha riaperto, è più di un mese. A Roma il 5 marzo c'è un negozio sotto zona mia, chiuso per ferie, ma praticamente tutti chiusi per ferie a prima settimana di marzo. E questa cosa l'ho pensato allora, perché in effetti loro subito sono spariti, proprio completamente spariti dalla circolazione. Posso fornire la mia testimonianza in questo contesto? Allora, noi a Foggia abbiamo diversi ristoranti di cucina cinese e giapponese, quindi sia cinese che sushi, gestiti ovviamente da personale cinese. Allora, io sono stato l'ultima volta a mangiare il sushi a Foggia ed era deserto il locale, ma credetemi, si parla proprio di situazioni surreali, dove quel locale io lo vedevo, soprattutto andai di domenica, solitamente la domenica lì bisognava aspettare un po' anche per essere serviti. Allora, stiamo parlando del 20-22 di febbraio, perché parliamo sì, ma neanche forse il 20 di febbraio. Ecco, è stata l'ultima volta che io ho visto aperto questo locale, perché poi dopo qualche giorno ha comunicato che non avrebbero più riaperto fino a data da destinarsi. Quindi i cinesi sapevano che non sarebbe stata una cosa veloce. Loro sapevano che non sarebbe stato un blocco di un mese o di due mesi. Probabilmente loro hanno avuto dei contatti tali dalla Cina stessa e probabilmente, secondo il mio parere, se ne sono andati in Cina perché avevano paura di poi di non poter rientrare più. Sì. Prima che l'Italia chiudesse questi voli per la Cina, loro hanno detto mo ce ne andiamo in Cina. Quelli che sono rimasti hanno chiuso dopo che avevano chiuso i voli per la Cina. Però chi è voluto andare via dall'Italia ha chiuso prima, perché da lì arrivavano notizie dove ha detto ragazzi o ve ne venite adesso oppure qua bloccano tutto. Sì. Ed effettivamente così è stato. Quindi chi è rimasto a Foggia, è rimasto a casa il negoziante che vende casalinghi, che ormai è radicato qui
però, oppure il cinese che ormai a Prato ha delle aziende, quindi non è, però chi era arrivato da poco e voleva rientrare in Cina in tempi utili ha preso l'ultimo volo e è andato prima di tutti via. Questa sì. È l'idea che mi sono fatto io. Esatto, sì, infatti no, alla fine... qui a Prato io ritengo che sia stata leggermente diversa la faccenda, perché Prato appunto conta una grossa comunità cinese, e per cui ci sono ormai tantissimi nati qui a Prato, per dirti una, che noi abbiamo un consigliere comunale che si chiama Marco Wong, nato, cresciuto, laureato in Italia e tutto quello, e praticamente gli manca solo la cittadinanza, perché sì. Ancora avrà 22 anni, credo, no, 24, 26 anni, ed è consigliere comunale a tutti. Quindi la comunità cinese di Prato conta ormai. Antonio, scusami, ma no, io forse non me lo sono fatto scappare questo dato, ma a Prato più o meno qual è la situazione? Quanti contagiati avete più o meno sul tabellino? Allora, i contagiati sono circa 4.000, mi sembra, in tutta la Toscana. Cercavo prima di vedere perché il Corriere della Sera faceva un bellissimo bollettino, ora sì. Se non ti abboni non te lo fanno più vedere. Sì, infatti. Un bellissimo la provincia di Prato ne contava, la provincia, e quindi la provincia di Prato non è molto grande, con 5-6 comuni, ne contava circa 1.300, ora sono numeri magari non esatti proprio all'unità, e non so neanche a quale regione. Prima Prato città ne contava 216 fino a 2-3 giorni fa, quindi Prato città 216 contagiati, con pochissimi in terapia intensiva, tant'è che il sindaco insieme all'ASL hanno messo a disposizione dei posti letto anche in terapia intensiva per i paesi e altri comuni con più persone contagiate che avessero bisogno di posti letto, per cui Prato fino a 4 giorni fa era l'ultima città della Toscana per contagi, nonostante sia la seconda città d'Italia per numero di cinesi, Esatto. È la prima in Italia in percentuale, quindi Milano che conta il più alto numero di cinesi sul 1.5 milioni di abitanti conta, che ne so, il 3%, il 4%, il 10%, Prato che invece conta 40.000 cinesi conta il 20% sulla popolazione. Questo è un dato abbastanza certo. La diffusione del virus in Italia non è venuta attraverso i cinesi, ma è venuta attraverso gli italiani. Esatto. È molto difficile da leggere, non bisogna fare molti calcoli. Il problema è che noi siamo stati molto bravi a ghettizzare questo concetto, esatto, che il virus fosse stampato made in Cina e che tutti i cinesi fossero portatori di virus. Il problema è che non erano quelli che stavano in Italia i pericolosi, esatto, quelli stavano, esatto, potenti, esatto, quindi, e sono italiani, esatto, sono... Infatti, quelle che il problema è che l'italiano ci arriva sempre dopo 3-4 mesi a questo ragionamento. Bravo. Adesso l'ho capito. Esatto. Dirò di più, Luca. I cinesi che circolavano a Prato, solitamente il cinese spesso indossa la mascherina quando vede c'è un po' di smog, eccetera, come abitudine la indossa spesso. In quei periodi, quindi fine febbraio, ti parlo, inizio di marzo, tutti i cinesi c'erano la mascherina, e c'erano pochissimi, loro avevano paura di noi, i cinesi, esatto, hanno paura di noi perché sapevano che non è perché sono cinese sono infettivo, sono, esatto, infettivo se sono infettivo, quindi ho sempre detto, saranno pure cinesi, ma non sono mega stupidi. No, anzi. Cinesi, che storicamente un popolo di commercianti, quindi di viaggiatori, sa bene che la problematica in Italia potevamo essere noi italiani, quindi, esatto, lo sapevano bene perché loro avevano notizie dirette dalla Cina, quando hanno appreso dai parenti cinesi o come dici tu da qualcuno che era ripartito per la Cina. Ma io penso che la comunità pratese non tanto per rientrare in Cina ma per partecipare al Capodanno cinese, che loro ci tengono tantissimo al Capodanno cinese, l'unica festa che non ci passano sopra. Esatto. Io mi sono trovato una volta anche qui a Prato, un capodanno cinese, poi ti manderò qualche foto e qualche video. L'unica cosa per cui festeggiano sicuro è il capodanno, per cui molte sono partite per andare al capodanno. Mia moglie, che tu sai, Michele, è un'insegnante, una maestra di scuola materna, nella sua scuola, e noi siamo abbastanza un po' fuori dalla Chinatown, diciamo, ma
insomma ce la danno, è perché lì c'è una forte concentrazione, ma ce l'abbiamo dappertutto. In questo palazzo dove siamo noi ci abbiamo due famiglie cinesi, uno proprio diretta su di me e l'altro accanto a loro. E quindi praticamente loro si sono messi in autoquarantena da soli da sempre, stanno già 40 giorni in quarantena, sono 40 giorni, hanno chiuso senza batter ciglio tutto, tutto, e tu pensi che qui c'è, io la chiamo China Farm, perché Chinatown è la, dove abito, la China Farm è dove lavoro, comprato, perché ormai è così, tutta la parte del macrolotto che era il primo insediamento industriale pratese, macrolotto cosiddetto zero, che se non lo compravano loro sarebbe stato un deserto pazzesco, dove con un po' di scenografia in più Sergio Leone poteva reagire tutti i film di western di questo mondo, che sarebbero venuti bellissimi. E praticamente hanno comprato tutto il possibile che c'era in zona, anche il camion del forchetto che pare sostanzialmente. Hanno comprato anche quelli, tutto ciò che c'era da comprare l'hanno comprato loro. Le ultime due che ho visto andare via di là era uno negozio di scarpe e di abbigliamenti che erano di fronte all'altro, che ancora reggevano perché erano proprio ai margini dell'ingresso di questa China Farm. Ecco, quelli hanno chiuso subito, lì non c'è più mia nipote che lavora per una ditta che fa raccolta dei rifiuti speciali e praticamente gira proprio in queste zone qui dei cinesi, le zone dell'industria cinese, scusate, c'è un deserto che fa paura, amici, c'è un deserto che fa paura, no, infatti, fa paura. Antò, io sentì un amico in Cina che vive non a Wuhan ma vive a come si chiama, Canton, e infatti lui mi aveva detto se non chiudete tutto non si va avanti, infatti loro stanno riprendendo. Poi quello che sia successo effettivamente è difficile da capire perché là certe informazioni da là non arrivano e non arriveranno, però ecco, forse era importante chiudere tutto prima, ma chiudere pure ferrovie, autostrade, chiudere subito era la soluzione, ma non lo sapremo mai adesso, ecco. A voi scappati. Ma comunque la comunità cinese è comunque cinese in sé per sé, comunque sono individui che hanno una chiarezza di comportamenti, sì. Sono molto ordinati e molto uniti tra di loro, cioè io credo che ci sia una comunità che in questo momento si è sentita anche in dovere di aiutare i nostri, cioè gli italiani, perché chiaramente si sono sentiti ingiustamente in difetto e quindi si sono uniti alla causa e hanno osservato la quarantena meglio degli italiani stessi, perché chiaramente era un discolpato, una colpa che non avevano. Assolutamente. Esatto. Anzi, ti dirò di più ancora, la testimonianza che volevo fare è proprio questa, e quindi arriviamo a questa testimonianza, che la popolazione cinese, quindi tutta la comunità, e in particolare proprio il Tempio cinese, qui hanno regalato all'ospedale di Prato e alla provincia di Prato, e in più anche alla protezione civile, 16.000 mascherine chirurgiche, 500 tute, 384 protezioni per gli occhi, 11.000 guanti monouso, non ora, l'hanno regalato 20 giorni fa, 30 giorni fa, e non si sono fermati lì, si sono mobilitati anche su questa spinta, diciamo, della popolazione cinese, sono partiti anche un po' gli italiani, quindi sono stati donati 2.500 test rapidi, 500 camici, altri 500 mascherine e pasti rapidi. Questo l'hanno organizzato anche le associazioni e le aziende farmaceutiche e addirittura l'associazione adesso pastifici pratesi, che recapitano appunto pasti caldi e pasta fresca pronta a chi ne ha bisogno, insomma. In più c'è la comunità cinese che aveva già tempo prima offerto 500 pasti caldi a tutte le persone che erano in difficoltà, esatto, presso un ristorante cinese, però 500 pasti caldi. E poi c'è stato anche il sindaco che tu ne conosci, cioè, insomma, e anche Marcello ha conosciuto alle riunioni, che anche lui ovviamente ha tenuto a dire che i cinesi di Prato si sono portati proprio
in maniera esemplare. Da allora è partito un po' l'esempio per tutti e cercare di dire, oh, ma se stiamo a casa, esatto, probabilmente diciamo. Non ci ammaliamo. E se tu ricordi, se tu l'hai visto anche adesso su Facebook, ho rilanciato un post di un nostro nipote senza fare i nomi, che purtroppo è stato colpito da questo maledetto coronavirus, sì, ed è ancora sì, in ospedale. Lui ha rilanciato un post bellissimo, l'ho rilanciato, sì, dicendo tutte queste cose. In questi giorni, tra l'altro, c'è stato anche un aumento del aspettiamo un po', secondo me, perché. Ma io vorrei tanto voi veniste al posto mio, visto che voi girate, io resto a casa tanto bene come voi, tranquillo, tranquillo. Invece a me tocca stare in questo ospedale e voi ancora andate in giro. Vogliamo scambiarci un po' il posto. Esatto. Questo dovrebbe capire la gente. Esatto. Io ancora non mi spiego come è possibile che c'è stata la richiesta, possiamo portare i bambini a prendere l'ora d'aria. No, perché lascia stare. Guarda, i bambini no. Antò, c'è stata poi un'altra cosa che ho visto. Lo sai come ha risposto il sindaco di Prato? No, lo sai come ha risposto il sindaco di Prato? Perché c'è stata proprio interrogazione, sì, proprio direttamente al sindaco, il quale in prima battuta ha detto di no. E gli ha risposto, ma il cane utilizza anche i vostri servizi igienici, utilizza, esatto, anche il bagno in casa, esatto, vostra, il vostro cane, no, ma... come i vostri figli. Antò, cioè, Antò, a paragonare il cane ai figli. Antò, fermiamoci qua perché... Antò, fermiamoci... per dire il bambino. Antonio... dico, fermiamoci qua perché veramente è una cosa proprio terrificante questa. Vabbè, poi ci sarà il tempo per puntare il dito, purtroppo, perché è vero, non si capisce che è un'emergenza. Però purtroppo, Antonio, ti dobbiamo salutare perché adesso c'è Patrizia Lusi. E, no, però ti volevo chiedere, ecco, anche saluto, a te, allora, volevo chiederti l'appello, lo hai detto indirettamente, ecco, diciamolo proprio chiaramente. Sì. Diciamolo chiaramente, se vogliamo stare bene bisogna stare a casa, altrimenti andiamo a prendere il posto di qualcuno che sta bene ed esce dall'ospedale e noi entriamo al posto suo. Quindi non si portano i bambini fuori per fargli prendere l'aria, si portano fuori al balcone, fuori alla terrazza. È un'emergenza. Perché per strada, per strada è pericoloso, ci sono tantissimi asintomatici. Esatto. Questo ragazzo di cui parlavamo prima è asintomatico, tra l'altro, Michele, è asintomatico, gli ho mandato un messaggio l'altro giorno, il terzo tampone è positivo, è asintomatico. Esatto. Se lui era in mezzo alla strada, non si sa quanti ne avrebbe potuti contagiare. Esatto. Quindi non pensate che a noi non ci tocca, non pensate che a noi non ci tocca, quindi... Come è guarita la persona 102 anni, speriamo che guariscano tutti quegli altri che sono in cattive condizioni e comunque sono in ospedale. Ma stiamo a casa. Io sto a casa da quando ci hanno messo a casa, anche da prima. Anche da prima. Il mio capo ha avuto l'intelligenza una settimana prima di dire noi dobbiamo chiudere, non ci sono le condizioni di sicurezza, bisogna chiudere. Abbiamo chiuso una settimana prima del decreto. Benissimo. Ciao a tutti, vi ringrazio, continuo a seguirvi dal cellulare e quindi manderò qualche messaggio. Ciao, grazie, Luca. Ciao Antonio. Luciano, se lo vedi. Ciao, grazie. Ragazzi. È davvero una situazione un po' particolare, perché io quando ho saputo che questo virus partiva proprio dalla Cina, la prima città che ho pensato fosse era in Prato, pericolo, fosse Prato, perché alla fine io ci sono stato a Prato e ho tantissimi amici ed è una comunità che raccoglie veramente tantissimi cinesi. Poi facendomi due calcoli ho capito per quale motivo non fosse il centro o non potesse mai diventare il fulcro dell'epidemia. Dell'epidemia, esatto, e ora sappiamo perché. Intanto perdonami... Chiedo scusa Patrizia per il ritardo, vabbè, le dirette purtroppo sono belle per queste. Patrizia Lusi. Ciao. Ciao. Ciao, buonasera. Grazie mille per essere con noi e per ci stavi seguendo in onda, quindi grazie mille della partecipazione a 360 gradi. E anche fatto i complimenti per la trasmissione e per quello che fate. Grazie. Perché è importante in questo momento... far sentire tutti più vicini, anche attraverso l'unico modo purtroppo che possiamo utilizzare. Esatto. Tra l'altro oggi due di Foggia, che poi tra l'altro Patrizia ha anche un viso conosciuto, non so perché, io penso di averti già incontrato in qualche... S-
Sicuramente, guarda, tra l'altro Patrizia è montacutese, c'è DNA montacutese in Patrizia, l'amica Patrizia. Da parte di madre e da parte di padre, entrambi. Esatto, esatto. E noi ovviamente, oltre a ringraziarti Patrizia, io sono anche contento perché ci sono un po' di cose di cui parlare, è una situazione un po' particolare. Intanto ecco, io volevo chiedere a te, come la stai vivendo questa emergenza, questa situazione così, io dico storica, perché non c'è un altro termine, trovare una situazione del genere nel tempo, bisogna andare tanto indietro, ma non è contestualizzabile al momento attuale, quindi è veramente una unica nel suo genere. Tu come la stai vivendo? È decisamente una circostanza nuova ed eccezionale per tutti. Io sento parecchi che assimilano questa situazione alla Seconda Guerra Mondiale e cercano di immaginare scenari come appunto post bellici rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà secondo me non c'è nessuno scenario, tutti ipotizzabili, ma nessuno scenario concreto, perché esatto, intanto è una situazione che ci è crollata addosso. Io sentivo prima Antonio Curratolo che diceva della comunità cinese che forse era già preparata, era già pronta prima di noi, e noi non l'eravamo affatto, esatto, perché io personalmente sono rientrata, non me lo potrò mai dimenticare, ero a Milano a fare un corso alla Bocconi. Sono rientrata un mercoledì da Milano, il venerdì poi è scoppiato tutto e poi dal lunedì successivo c'è stata la chiusura definitiva. Sì. Ma a Milano, alla Bocconi, quindi in un contesto universitario con gente da tutto il mondo, come appunto la Bocconi, non si percepiva l'idea dell'urgenza, dell'emergenza, neanche allora, a distanza di 3 giorni prima della chiusura di quasi tutte le attività. Per cui i primi 10-15 giorni, secondo me, un po' tutti hanno dovuto metabolizzare bene la situazione. Adesso c'è una fase, la fase della consapevolezza e della responsabilità, anche perché le notizie che vengono da Hong Kong, dallo stesso Wuhan, di possibili ritorni di contagi, e quindi fino a 4 giorni fa hanno festeggiato per la fine dell'emergenza e adesso di nuovo sono ripiombati nell'incubo del contagio, quindi questo ci dà anche la dimensione un po' della lunghezza, della storicità di questo evento, che certamente non sarà circoscritto in un mese, in 2 mesi. Io non credo si potrà tornare, diciamo, alla vita di prima, semmai si potrà tornare alla vita di prima di, non voglio spaventare nessuno, però prima di settembre, ottobre, sì, sempre che non esca o non venga fatto un vaccino prima. E poi Patrizia, ecco, allora io intanto ti devo salutare da parte di Minguccio che in Canada mi dice è Patrizia la nipote siamo di Giovanni. Siamo parenti. Eh? Sì, siamo parenti con Minguccio. Lui dice ero veramente amico di Giovanni, che aveva il negozio di stoffa, sì, quindi... Il fratello di mio padre. Sì, che ovviamente gli mandiamo un bacione immenso lassù. E c'è anche Antonio che dice che sei uguale a tua mamma, non ti vedeva da tempo e ti saluta, e dice anche lui siete parenti, ovviamente, con Antonio Curatolo. Antonio, sì, Curatolo. Esatto, Curatolo, sì. Esatto. Patrizia, dunque... La situazione, insomma, è eccezionale, ma sono eccezionali, tra un po' parleremo anche con Marcello, perché domani c'è una cosa bellissima a Montacuto, la consegna dei ramoscelli di ulivo da parte dei ragazzi della Misericordia. Ecco, in queste situazioni ci sono tante meraviglie, e lo dicevamo col sindaco di Savignano, poi nei paesini vai a vedere che esce fuori veramente, cioè escono fuori delle cose veramente da libro o da film quasi, e ci si accorge del grande cuore. Fortunatamente in questo periodo in cui comunque ci sono sciacalli e quant'altro, però vediamo anche tanto bene, vediamo tante cose belle, vediamo tante cose anche particolari, anche curiose, ma soprattutto tanta solidarietà. Questa è un po' la nostra peculiarità da italiani, e ci si aiuta, alla fine scompaiono un po' quei momenti di astio che ci accompagnano durante la vita. Sì, infatti probabilmente l'Italia, oltre al capitale economico che ha, al capitale industriale, al capitale culturale, storico, il capitale più importante è proprio quello umano. Cioè in queste circostanze gli italiani
dimostrano di essere anche migliori delle persone che li governano, tra l'altro. Esatto. Io adesso la testimonianza diretta ce l'ho più a San Nicandro Garganico, sì, perché l'ASP, che è un'azienda di servizi pubblici alla persona che presiedo, è di San Nicandro Garganico, quindi... Dunque, nominiamola, perché la sto mostrando. È un centro grande. La sto mostrando, mm-hmm, proprio col sito. Nominiamola proprio, perché sì, è importante, sì, parlare dell'ASP Zaccagnino. L'azienda di servizi alla persona di San Nicandro Garganico, sì, che si chiama Dottor Vincenzo Zaccagnino, e che ha comunque nel tempo, o da quando ci siamo noi, quindi da 5 anni, ha già individuato un sistema, per esempio... I buoni spesa che adesso i comuni sono, tra virgolette, costretti a fare per risolvere un'emergenza nell'emergenza, che è l'emergenza economica delle famiglie. È un sistema che noi adottiamo già da 4 anni ed eroghiamo buoni spesa a circa 300 nuclei familiari a Natale e a Pasqua. Sì. Quindi dei nuclei familiari, purtroppo devo dire, nel corso del tempo sono cambiati questi nuclei familiari e l'elenco si è sempre più allungato nel corso del tempo. Perché vuol dire che anche situazioni che fino a 4-5 anni fa non erano al limite della povertà, purtroppo nel tempo si sono avvicinate pericolosamente ai limiti della povertà, della povertà assoluta. Io parlo di povertà assoluta, non della povertà, diciamo, della classe media borghese, della media, sì, borghesia, che oramai si è impoverita. Io parlo proprio di povertà assoluta. Quindi grazie a questo sistema noi abbiamo all'ASP Zaccagnino la scheda e la fotografia della situazione del paese, in particolare appunto di San Nicandro, e in questa emergenza i buoni spesa che eroghiamo normalmente a Pasqua saranno particolarmente utili tra una settimana. Infatti, esatto. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere la presentazione delle domande perché l'azienda è a 20 km da San Nicandro. Per non costringere le persone a prendere la macchina per presentare i buoni, perché immaginiamo non abbiano né macchina né benzina, diciamo, sì, noi normalmente li facciamo consegnare alle scuole. Nelle scuole, le scuole sono state chiuse, per cui non avendo a disposizione la maggior parte delle famiglie i mezzi informatici, materialmente sono impossibilitati a consegnare le domande. Però riapriremo appena un po' la morsa si allenterà, riapriremo questa graduatoria. Se lo facciamo anche una settimana dopo Pasqua, comunque servirà, perché tanto l'emergenza, sì, economica durerà ancora di più dell'emergenza sanitaria. Infatti, quindi, Patrizia, il ragionamento era anche un po' questo: oltre al discorso del, diciamo, tecnico-scientifico, proprio del virus in sé, che prima o poi sarà debellato, un po' perché i virus in sé magari perdono forza, un po' perché si troverà, spero, il vaccino, saranno gli aspetti economico-sociali, no, a influire poi dopo e a modificare probabilmente sia le nostre abitudini che la nostra quotidianità. Faccio un esempio per tutti: chi è che, finita l'emergenza, avrà il coraggio, tra le persone assennate, di andare subito in un posto affollato? A parte che non si potrà fare subito, lo hanno proprio già detto, però proprio personalmente avremo questa distanza che stiamo osservando adesso, ci resterà un po' addosso, no, questa sorta di questo metro. E ovviamente poi i danni delle attività si conteranno, ovviamente saranno danni enormi, e non vorrei essere nei panni di chi ci amministra, perché veramente credo che sarà nera, 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 no? Sarà nera, sì, soprattutto per una regione come la Puglia, che vive molto di turismo, per esempio. Infatti. Abbiamo già la stagione turistica che è compromessa, fortemente compromessa. Io non so come si riuscirà, pur volendo aprire le spiagge, non lo so, andrà, come si riuscirà a garantire la distanza fra gli ombrelloni, la distanza nei villaggi turistici, negli alberghi, non so proprio come si potrà fare. Certo, una soluzione bisognerà trovarla, sì, la meno peggio sarà a quel punto, la meno peggio, perché immaginare di tenere chiuse le strutture per tutti e due i mesi estivi vuol dire veramente buttare sul lastrico famiglie e famiglie e famiglie di gente di Vieste, penso a Vieste, Peschici, ma anche Mattinata, ma anche Siponto, insomma tutte le località turistiche che vivono fondamentalmente di turismo, già quelle, diciamo, sono le categorie che entreranno anche loro, se non lo sono già, nelle categorie a rischio di esclusione sociale, di esclusione economica, eccetera. Questo, ma la cosa, la distanza, sì.
Secondo me le mascherine diventeranno anche per noi, come per il popolo cinese, anche per noi le mascherine diventeranno veramente un non più senza, cioè sì. perché è perché praticamente adesso anche alcune, secondo me, verranno fuori il discorso della moda, no? Qualche casa di moda comincerà a dire: non potete fare più senza, vi daremo noi la griff firmata. E quindi ecco la osservazione che facevo io è che mentre nelle altre, cioè come in Cina, comunque è arrivato a gennaio, dicembre, quindi diciamo arriva nella fase estiva leggermente più calante, invece a noi ci ha beccato proprio quando stavamo per decollare verso la bella stagione, che era quella primaverile. Quindi diciamo il contraccolpo è stato quello che magari alcune aziende hanno lavorato già durante l'inverno per prepararsi all'estate, quindi hanno fatto anche degli investimenti. Hanno già, per esempio, chi ha dovuto, io parlo per esempio perché come fotografo chiaramente ho visto delle sale ricevimenti ristrutturare durante il periodo invernale proprio per poter essere pronti nel periodo primaverile ad affrontare le prime cerimonie. Adesso tutto questo lavoro è stato vano, pianificato, sì. Non prevedo che queste possano essere sfruttate. Quindi diciamo a noi ci ha pigliato proprio, forse se fosse partito ottobre, almeno il discorso turistico forse si sarebbe salvato, forse ci sarebbero stati più contagiati perché la gente si sarebbe andata a infettare un po' più in giro, però comunque forse stanchi dell'estate si sarebbe mossa prima. E quindi è un altro settore, sì. Sarebbe cambiato, boh. Quindi difficoltà è quella agricola ovviamente. Esatto, sì. La Zaccagnino ha 2300 ettari di terreno, la ASP, quindi vive di agricoltura, e con ciò che riusciamo a recuperare dall'agricoltura lo eroghiamo in servizi sociali, in servizi socio-assistenziali. Questa è la mission dell'ASP. Però proprio il limite temporale che tutti stanno mettendo ideale è il 10 di maggio. Se entro il 10 di maggio non si trovano i lavoratori, perché i lavoratori non se ne trovano più. Già ci sono molte culture che sono andate, diciamo, oramai al macero, perché non c'era nessuno disposto a lavorare sui campi, a raccogliere, che ne so, anche gli asparagi. Quelli che coltivano asparagi stanno in difficoltà. Tra un po' ci sarà il grano, poi ci saranno i pomodori, e quello è un settore che inizia, diciamo, la raccolta proprio ad aprile, fino ad aprile, inizio di maggio, giugno. Ci sono anche quelle categorie che lavorano per esempio con le fragole, con le ciliegie. Sì, a noi praticamente c'era sui social, che chi riusciva a comprarsi le castagne e le ciliegie si poteva definire ricco, no? Perché all'inizio costano sempre tanto. Quest'anno mi sa che non sarà così per le ciliegie, voglio dire, neanche per le fragole. Cioè ci sono tante cose che quest'anno non sarà possibile. Io non so se si potrà trebbiare il grano, cioè se si potrà, come si lavora, cioè come si distribuisce questa produzione, non ho idea. La raccolta dei pomodori che verrà fatta. La raccolta dei pomodori sì, perché quella si fa a mano nella maggior parte. Chi abbia a lavorare nei campi? Come lavorano? Cioè, vuol dire, bisogna capire tante cose, che non è semplice. Tra l'altro in un momento in cui il grano è quotatissimo, esatto, in questo periodo, esatto, perché i beni di prima necessità, proprio la farina, hanno avuto un'impennata in questo periodo, perché tutti hanno riscoperto il gusto di fare le cose a casa e di preparare le cose a casa, per cui non si trova lievito, non si trovano farine, quindi il grano è un periodo, diciamo, fortunato per il grano, a livello comunque anche mondiale. Io leggevo un articolo la settimana scorsa che addirittura in Russia c'è stato un momento in cui le quotazioni del grano hanno superato quelle del petrolio, cioè il grano costava di più del petrolio del grano, livelli altissimi. Io ho un'idea ben precisa, io penso che i danni economici superino di gran lunga le previsioni che sono state fatte, perché secondo me stanno tenendo buoni, ci danno il contentino. Però ecco, io penso che quando ne usciremo, io credo che sarà diverso, perché troveremo tanta gente incazzata che probabilmente verrà fuori, verranno fuori tante difficoltà, perché il problema è che adesso li tieni buoni, però quando arriveremo a giugno non sarà così semplice tenere buone queste persone che hanno investito. Secondo me ci sarà una grande, soprattutto
la protezione nei confronti delle adunanze delle mafie, perché potenzialmente quello che succede, esatto, che si va a finire cucina di persone che non sanno dove andarsi a guadagnare il pane. Quanta gente si farà riferimento all'usura, tutti avere degli aiuti, cioè si innescano tanti di quei pericoli che adesso noi non consideriamo, ma l'economia non è compromessa. Secondo me, se questa cosa arriva dopo luglio-agosto, io direi che ci vorranno veramente tantissimi anni per rimettere a posto determinate cose, perché noi non stavamo già navigando nell'oro. Infatti. Ragazzi, una cosa positiva, però, sì, diciamola. Diciamo, sì, un pensiero positivo, una conclusione, diciamo, se si può trovare. La conclusione è che questa circostanza ha messo, diciamo, l'Europa di fronte a se stessa, a quello che deve essere, esatto, quello che vorrà essere. Cioè, l'Europa adesso è proprio messa alle strette, cioè questo è il momento di dimostrare che l'Unione Europea, esatto, esiste, esatto, e che può essere un blocco importante che si contrappone sia, diciamo, al blocco americano che al blocco russo, esatto, anche asiatico, eccetera. Cioè, questo è il momento per l'Europa di diventare veramente Unione Europea, questo, sì, è il momento giusto. Anche perché allora uscirne, ecco, lo vediamo con l'Inghilterra ha cominciato a tentennare. L'Inghilterra ha vissuto un periodo terrificante, perché tra coronavirus e Brexit poco prima, insomma, domani per la quarta volta la regina parlerà in TV alla nazione, e la dice lunga questa cosa. Uscirne è da pazzi, però starci in questo modo è ancora più da pazzi, per cui adesso bisogna rimodulare veramente, e questa forse è un'occasione più unica che rara, anche per battere i pugni sul, sì, tavolo e dire: signori, noi vi abbiamo indicato la strada. Cioè, per la prima volta, sì, dal dopoguerra a oggi abbiamo potuto, se non dettare legge, quantomeno fare scuola, e credo che lo abbiano capito, sì, un po' tutti. Scusatemi, è arrivato il bollettino della... vedo Luca, sì, vedo Luca che è saltato. Patrizia, sta riavviando il router. Sì. Allora lo richiamiamo a breve. E è arrivato, ora lo avviso, scrivimi quando hai fatto. Ecco, il bello della diretta, quando sei pronto. E, no, mi è arrivato dall'amico Francesco Mascolo, che saluto, il bollettino delle 23. Ciao! È mio figlio, che saluto, bello. Ciao! Questo è lo smart working, capito? Hai visto i video simpatici? Sì! Smart working. Fantastico, tutto in rigorosa diretta. Bollettino delle 23 della regione Campania: 1605 tamponi, 132 positivi, solo 4 ad Avellino e 0 ad Ariano. E questa è una notizia, diciamolo, sì, meravigliosa, sì, meravigliosa. Grazie, sì, grazie a Dio, insomma, per questa notizia. Io ringrazio Francesco per avercela segnalata. 23:34, ecco, Luca è arrivato, lo richiamo. Questa sera sì, le connessioni fanno un po' le bizze, però ecco, Patrizia, il bello è anche questo, no? Il bello della diretta, di raccontare e soprattutto di farci ascoltare anche dall'altra parte del mondo. Eccoti qui, Luca, ci risiamo. Sì. Leggevo 0 positivi oggi ad Ariano, un bollettino in netto calo, 4 positivi in Avellino, nella provincia di Avellino. Queste sono ottime notizie, come i 0 decessi di Foggia di oggi, insomma. Allora, non abbassiamo la guardia, che è bastato un attimo che la protezione civile dicesse: stiamo migliorando, la gente è impazzita. E no, non bisogna, sì, abbassare la guardia. Non si è fermato niente, anzi, bisogna ancora vederlo, hanno detto, il picco ancora non è arrivato, o meglio, non si è ancora assestato, quindi volevo fare una piccola considerazione sul discorso dell'Europa prima, perché su questo, sì, fronte io sono d'accordo, ma non troppo d'accordo su quello che si dice sull'Europa. Sì. Io credo che l'Europa dobbiamo guardarla con degli occhi molto 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 personali, cioè non dobbiamo guardare l'Europa per quello che sta facendo oggi. La domanda che io mi pongo è: adesso è obbligata l'Europa a venirci, o comunque a fare gruppo, perché tutti i paesi, tutte le nazioni sono interessate, ma se fosse stata interessata soltanto l'Italia, come all'inizio era, l'Europa come hanno dimostrato, ma infatti è proprio quello il punto, all'inizio hanno proprio fatto vedere che non avevano intenzione, cioè quella era la sensazione, però ecco. Quindi, forse... Sì. È un'affermazione che lascia il tempo che trova, questa non è una prova
efficace della validità della solidarietà europea. No, però perché... dobbiamo approfittarne adesso, Luca. Adesso bisogna approfittare, bisogna battere i pugni. Però noi italiani ci saremmo aspettati probabilmente una cautela nelle risposte o comunque una solidità maggiore già dall'inizio, cosa che non è avvenuta. E questo ha significato che probabilmente ognuno cura il proprio cervello, fondamentalmente ognuno cura tutto quello che può fare separatamente. Però adesso abbiamo più diciamo forza, che Luca, adesso, è una fase di learning by doing, cioè nel senso impariamo mentre facciamo, esatto. Questa, perché poi la circostanza ripetiamola, è assolutamente eccezionale. Cioè tutte le critiche che si possono muovere a tutti i livelli istituzionali sono critiche che hanno fondamento fino a un certo punto, perché non c'è un termine di paragone rispetto ad un'altra situazione di questa portata sulla scorta della quale poter dire aver utilizzato quel sistema è stata una scelta vincente, aver utilizzato questo non è stata una scelta vincente. Esatto. Cioè, purtroppo non c'è il termine, e speriamo che non ci sia un altro termine. Stasera tiriamo fuori un'altra osservazione che ho fatto in questi giorni. Io non ho nulla in contrario, anzi, ripetiamo, anche l'opera di Gianni, che va comunque nella sua vendita, andrà a contribuire e a finanziare quelle che sono le casse della protezione civile. Però io nel 2020 non posso immaginare che sia il singolo cittadino a dare una mano alla protezione civile. Non l'avrei mai immaginato, perché io immagino che la protezione civile, i beni e i fondi e tutto quello che serve per poter andare avanti, glieli dia in enorme abbondanza chi di dovere. Noi possiamo fare qualcosa così, ma noi, come vediamo in giro, c'è gente che non riesce a mettere il piatto a tavola e mi si viene a dire: però se fate la donazione alla protezione civile va benissimo, ma c'è molta gente che questo messaggio non lo legge, perché dice: io se faccio la donazione alla protezione civile non mi funziona il sistema, perché Luca, c'è un problema di fondo. C'è gente che in Italia non paga le tasse, ci sono 300 miliardi di tasse di nero c'è anche questo da dire. Che usufruisce soprattutto in questo periodo del servizio sanitario nazionale. Esatto, gratis. Le tasse le paga. Esatto, e quello è il punto. Non funziona per questo. Ogni anno 300 miliardi tra evasione e corruzione, e non è poco 300 miliardi, se tutti pagassimo le tasse, o comunque... se arrivasse a una scopertura non di 300 ma di 50, e forse funzionerebbe meglio. Però purtroppo chi paga le tasse paga anche per loro, e quello è il dramma. Ma ci sono stati i dirigenti a livello di grossi enti che non si sono accontentati di un semplice stipendio. A Foggia scoppiò un caso tanti anni fa che i detersivi degli enti costavano 10 volte di più. Cioè, voglio dire, perché il singolo cittadino oggi si deve trovare a doversi sentire moralmente obbligato a fare un versamento sul conto corrente della protezione civile? Non devo essere io se posso ti do una mano, ma credo che sia debba arrivare dall'alto grossi aiuti, perché fondamentalmente hai ragione, però in questo caso soprattutto teniamo sempre presente, tenendo ad esempio in America, dove la gente morirà in mezzo alla strada senza che nessuno vada a chiedergli neanche come stai, vada a offrirgli neanche un cerotto o un altro tipo di medicinale, perché lì esempio sistema sanitario non c'è. Ma come anche che l'Inghilterra sta iniziando a pensare di tornare alla teoria della serie ammaliamoci tutti, chi vive vive, chi non vive non vive più, cioè chi non vive muore, perché anche lì il sistema sanitario non è in grado di reggere una botta così forte. Esatto. Noi in Italia, e diciamolo, le regioni meridionali che da sempre sono quelle considerate in cui si mangia di più, si ruba di più, soprattutto nel settore della sanità, mi sembra, considerato il minimo delle risorse che hanno rispetto alle regioni del nord, mi sembra che stiano reggendo, però. Si tiene ancora a botta, sì. Almeno in Puglia si aspettavano 2.000 casi, poi nel corso del tempo siamo arrivati a 3.500, ma per il momento siamo a 1.900 ricoverati in terapia intensiva e per il momento sono tutti coperti i posti. Anzi, abbiamo anche ospitato 2-3 o forse di più pazienti dalla Lombardia e dal Veneto, li abbiamo potuti ospitare perché avevamo posti. Adesso la notizia di Ariano
mi fa capire che le misure di De Luca, che io adoro perché è bellissimo, le dirette che fa, sono fantastiche. Le misure di De Luca però sono servite, cioè il fatto, esatto, di chiudere immediatamente la città evidentemente ha ottenuto il risultato. Cosa che, ripeto, non è stata fatta ad esempio a Milano, lo devo dire, perché sono rientrata io il giovedì, il mercoledì, e Milano era Milano da vivere, Milano da bere, Fashion Week, c'era tutto in mezzo alla strada. Dopo tre giorni si è chiuso tutto. Due su tutte, Zingaretti, che purtroppo con quella brutta uscita sul Milano va avanti e poi si è dovuto richiedere, ha chiesto scusa, ma l'ha vissuto sulla sua pelle. E il caso di Ischia, dove i sindaci avevano chiuso ai Lombardi, Mentana aveva fatto un'insurrezione e poi alla fine i sindaci di Ischia erano quelli che poi alla fine avevano avuto anche, tra virgolette, ragione, perché poi alla fine si è chiuso tutto. Dunque, tra un po' ci collegheremo col sindaco di Montacuto, Patrizia, anche per fare... Io volevo fare un collegamento, magari cominciamo insieme, poi ti salutiamo, sì, pure per non trattenerti, sì, troppo. Intanto mi arriva un messaggio da Bovino... Datemi solo un secondo che do un occhio anche alla pagina di Bovino, perché è bello, il bello della diretta è proprio poter dare aggiornamenti. Dunque, andiamo sulla pagina Città di Bovino, eventi e comunicazione. E poi ecco, il discorso è proprio questo. Ovviamente questa situazione metterà poi alla prova, diciamo, questa situazione riscriverà la storia di tante cose. Non è solo storia fatta, ma è storia che si farà. E spero che sapremo stavolta farci valere. Bovino, ecco, questo è importante, e volevo far vedere la foto, la mostriamo in questo momento in diretta dalla pagina, e ringrazio il sindaco Vincenzo Nunno, che credo ci stia anche seguendo. Per il corso dell'intera giornata trascorsa, il sindaco e una delegazione hanno consegnato le prime mascherine agli over 65, hanno rassicurato i nostri anziani portando a loro un messaggio di speranza e di ottimismo. Inoltre gli amministratori hanno sottolineato agli anziani l'importanza di restare a casa, fornendo spiegazioni e rimarcando l'importanza e l'utilità del servizio di pronto spesa e farmaci. Quindi un grazie al sindaco per averci informato, e complimenti ovviamente all'amministrazione tutta. Ecco, vediamo il sindaco in primissima linea, rassicurare gli anziani. Come dicevamo prima col sindaco di Savignano, no Luca, i sindaci in questo momento sono veramente, se fanno bene il loro lavoro, come stanno facendo dalle nostre parti, sono veramente dei riferimenti fondamentali, più di un sindaco. Ecco, in questo momento il ruolo si triplica, si quadruplica, e c'è anche l'aspetto psicologico che è fondamentale. Ne parliamo, vediamo se Marcello è in collegamento, proviamo a sentirlo, perché tra l'altro domani a Montacuto una bella giornata di consegna delle palme. Allora, vediamo un po', ci colleghiamo proprio in rigorosa diretta anche con Marcello Zecchino, vediamo se Marcello, ovviamente io mi rendo conto che ci possono essere emergenze anche dell'ultima ora, ma credo che Marcello ci sia. Marcello, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera e grazie mille per essere con noi in collegamento. Eccoci qui. Ciao Marcello. Ciao Patrizia, buonasera. Ciao. Luca. Buonasera. Ciao. E stavamo raccontando di Bovino, abbiamo raccontato di Panni, abbiamo raccontato di Savignano, ovviamente Montacuto, dico dulcis in fundo, ma ovviamente siamo tutti impegnati in questa battaglia, siete tutti impegnati in questa battaglia. Patrizia, domani Montacuto vedrà una bella giornata, come dicevo, una Domenica delle Palme particolare per tutti. Ci sarà una consegna, Marcello, ecco, dei ramoscelli d'olivo, no? Alla popolazione. Sì, sì, un modo per allentare l'attenzione, per cercare anche in questo modo di essere vicini con il porta a porta, e ricordare a tutti i cittadini che è indispensabile in questo momento stare a casa, continuare a fare così come stanno facendo, perché devo dire che le nostre comunità stanno rispondendo egregiamente, tranne qualche episodio che ci sta a dover cercare di convincere ogni giorno, però le comunità stanno rispondendo bene. Domani, grazie anche alla collaborazione della Misericordia di Montacuto, che con la governatrice e con i ragazzi del servizio civile contribuiranno a dare questo simbolo che idealmente ci deve tenere uniti,
il ramoscello delle palme, sì, e quindi nel porta a porta anche sentire, tastare il polso dei cittadini per vedere se ci sono esigenze particolari da mettere in agenda. E questo stiamo cercando di raccogliere anche le loro istanze per fare in modo che tutto quello che dovrebbero fare loro se ne fa carico sia l'amministrazione che l'Associazione della Misericordia, proprio per evitare e limitare al minimo, sì, gli spostamenti. Sì. Quindi è un'emergenza quella di assistenza alla popolazione. Montacuto, ricordo, grazie al cielo, ancora indenne da tutto, sì, questo, e si spera che tutto questo stato duri a lungo. Marcello, io per sorridere ho chiesto stamattina a Lina, ci siamo sentiti, ovviamente la saluto con affetto, saluto e ringrazio tutti i ragazzi, ho chiesto a Lina, magari mi potrai aiutare tu, ho detto: Lina, mi devi fare un video di saluto a tutti i montacutesi del mondo. No, io se cosa non lo faccio, no, Lea fa, perché in un momento del genere che la Misericordia veramente rappresenta insieme all'amministrazione diciamo un tesoro per il paese, ecco, anche un saluto della sua governatrice che comunque è impegnata in questi giorni, credo che faccia piacere un po' a tutti. E poi dai, un video si può fare, soprattutto in una giornata bella ma strana come sarà. Prendo impegno di farglielo fare personalmente il video. Cioè, è una promessa, domani faremo questo video, questa bella sorpresa a tutti gli ascoltatori e gli spettatori di montacuto.com. Facciamo. E di Cervaro TV. E anche perché poi ne parleremo più avanti, però c'era anche una bella sorpresa domani che abbiamo dovuto rimandare perché chiaramente è una giornata particolare, la Domenica delle Palme. Oggi ricordavamo, Marcello, sul sito, lo voglio mostrare perché ci è venuta un po', personalmente, mi è venuta un po' di malinconia, la giornata delle palme dell'anno scorso. Abbiamo mostrato un po' di video che fortunatamente riusciamo ancora a conservare con il sito, abbiamo un po' di archivi. E la Domenica delle Palme 2019, racconteremo anche quella del 2020 grazie a voi, grazie alla vostra opera. E però insomma, quanto farà strano domani non poter assistere a tutti i riti, domani poi a Pasqua e poi a Valle Verde il 24 maggio, che credo non si farà a questo punto, siamo quasi certi che la processione ovviamente sarà rinviata. Insomma, quanto fa strano da cittadino prima che da sindaco, da montacutese prima che da sindaco, vedere appunto fa queste... strano, sì. Però c'è anche da sottolineare quella che a Montacuto, che è la consuetudine, voglio dire, lo stare a casa per molti non rappresenta un peso, e non è un essere carcerati tra virgolette. E quindi fa strano, sì, perché questi riti religiosi sono quelli che rendono e vedono la comunità unita, sono le poche occasioni nell'arco di un anno che vedono veramente l'unione in tutta la comunità. E qui bisogna veramente mettere mano a tutte le risorse proprio di creatività, di mentali, per cercare di sopperire a questo inventandosi qualcosa. Abbiamo qualcosa in mente anche per la Pasqua, per adesso non la svelo perché ne devo parlare con gli altri collaboratori e poi vedremo un attimino se potremmo fare qualche cosa per dare un sorriso a chi sta in casa. Ecco, questa è una bellissima cosa. Luca, lo dicevamo, no? Diciamo che in questi momenti la creatività, ne abbiamo parlato anche con Michela Del Priore, la creatività serve proprio anche svagarsi un po', non bisogna essere tragici, perché poi alla fine purtroppo ci sono state situazioni brutte, persone che sono purtroppo venute a mancare, però dobbiamo farci forza e andare avanti, e si va avanti anche in questo modo, si va avanti anche combattendo la solitudine, combattendo la depressione, combattendo, perché ci sta, in questi casi sono casi eccezionali. Luca, sì, posso aggiungere, sì, come una no, cosa, come Michele, no. Perdonami. Sì, è anche da sottolineare che la solidarietà, che spesso sembra silente in queste occasioni, non solo a Montacuto ma dappertutto,
emerge tutta la forza e la voglia di fare squadra. E per esempio notizia di qualche giorno, da qualche giorno a questa parte, che la Prologo di Pontacuto ha impegnato delle signore che spontaneamente stanno offrendo la propria disponibilità per realizzare delle mascherine per conto di un'azienda, e quindi si stanno adoperando per poter mettere tutto il loro impegno e il loro saper essere brave nel cucire e realizzare queste mascherine. E quindi viva Dio, anche nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo a tutto quello che può essere di aiuto in questo momento. Molto molto bene, benissimo. Intanto mi arriva una foto dal Canada. Minguccio ha sfornato, ecco, parlavamo di pane prima, parlavamo con Tarquinio Locasale, Marcello, del fatto che sì, ho visto. Che, ecco, Tarquinio diceva: ho imparato a fare il pane. Minguccio è un maestro in questo, ci condivide le sue realizzazioni, mi fanno venire fame a mezzanotte, purtroppo io dopo sarò costretto a mangiare perché mi sta facendo l'acquolina. Però ecco, è importante anche questo, ingegnarsi a fare cose che in tempi normali non avremmo mai pensato di poter fare. L'abbiamo fatto anche noi qua, Nadia ha fatto dei panini all'olio meravigliosi, i famosi ravioli giapponesi ormai sono diventati un cult qui a casa. Luca, tu che cosa ti stai inventando in questo periodo di... Vabbè, che tu comunque stai un po' anche tra lavoro, rinvii e quant'altro, di tempo ne hai poco, però insomma anche tu sei alle prese, ai fornelli, no? No, io sto alle prese ai fornelli, però è una cosa che per volere o per forza devo fare, perché altrimenti i comodini li sono già mangiati tutti, le mensole e qualche altro soprammobile. No, mi sto dedicando soprattutto alla lettura, perché io ho sempre letto e sto cercando di finire tutti quei libri che non ho terminato di fare. Però devo dirti la verità, adesso il tempo si è di nuovo ridotto, perché purtroppo nel mio campo si sta verificando quello di cui parlavamo prima con Patrizia, che è un completo fuggi-fuggi, che di conseguenza noi dobbiamo cercare di pianificare, perché chiaramente noi già abbiamo... da combattere con gli animi stressati e ansiosi delle spose e delle suocere degli sposi e delle mamme degli sposi. Adesso in questo momento voi capirete benissimo che non c'è una data in cui si potrà dire ok, da questo giorno in poi si torna alla normalità. E chiaramente anche per i ragazzi che intendono comunque svolgere una cerimonia, ma anche il singolo battesimo, dietro c'è un investimento, c'è chi ha affittato casa, chi ha comprato i vestiti, chi ha dato gli acconti, chi ha dato quello e chi ha pagato il viaggio di nozze, chi si è comprato. Voglio dire, oggi si sta dopo questo 3 di aprile, che molta gente aveva preso come un'uscita, è uscito solo la casa di carta ieri. Solo la casa di carta è uscito. Sono partite già le prime tantissime richieste di slittare, di fare, di dire cose che purtroppo noi possiamo soltanto prendere in considerazione, ma è tutto un discorso che va guardato. Però sto leggendo, oltre a mettere pezze a queste situazioni, sto leggendo e faccio attività fisiche in casa. Purtroppo l'unica cosa che ci è concesso fare è quello. Patrizia, tu invece come impieghi questi momenti, credo irripetibili, perché poi quando si tornerà finalmente alla vita normale io avrò bisogno di uno psicologo, lo dico, perché io in casa sto benissimo, quindi non mi lamento. Però sicuramente in questo momento possiamo fare cose particolari, che diciamoci la verità, quando torneranno i tempi normali, in cui il tempo sarà ridotto, non so per quale motivo, ma si ridurrà il tempo, quelle attività particolari che facciamo adesso le potremo fare una volta a settimana o forse al mese. Tu a che cosa ti dedichi in particolare? Qual è quella cosa che volevi fare, avresti voluto fare e adesso riesci? Io mi sto dedicando alla cucina, perché io notoriamente non so cucinare, nonostante mio padre invece
cucinava benissimo, come tutti a Montacuto sanno, cucinava benissimo, cucinava per tantissime persone, apriva sempre casa, aprivano sempre case mie per tantissime persone, come si usa fare a Montacuto, no? Invitare sempre gente a casa, stare tutti insieme, mangiare insieme, cenare insieme. Io mi sto dedicando alla cucina con risultati scarsi, molto scarsi, devo dire. Oggi ho bruciato una torta, cioè, faccio... però mi sto dedicando a questo. Il problema di noi donne che lavoriamo, diciamo, anche fuori casa e che normalmente siamo aiutate, perché bisogna dirlo, è che in questo periodo non possiamo essere aiutate perché in casa non può arrivare a venire nessuno. Il tempo a disposizione per leggere, cucinare, divertirsi, vi posso assicurare che è pochissimo. Infatti l'ho detto, smart working a noi donne non va bene, perché a casa non ce la fai a chiuderti e dire adesso queste due ore mi dedico a questa cosa, no, non ce la fai. Comunque, poi io ho due figli, uno di 16 anni, uno di 10 anni, quello piccolo che è venuto prima, a cui comunque bisogna dare retta perché anche loro chiusi in casa da un mese. Ci sono le lezioni online di entrambi che devo dire vanno benissimo, quindi le scuole si sono attrezzate con le piattaforme online per le lezioni la mattina, in maniera, io parlo del liceo classico Lanza dove va il grande e le Marcelline dove va il piccolo, sono assolutamente presenti tutte le mattine e tutte le mattine garantiscono il servizio scolastico ai ragazzi. Il pomeriggio ci sono i compiti da fare, non ci si annoia, la casa, la famiglia, non ci si annoia, però il momento per cercare di imparare a cucinare, ripeto, con scarsissimi risultati c'è. Cioè, mi sto dedicando a questo, poi interessandomi di grano, sto approfondendo le cose sulle farine, la differenza tra le farine, i lieviti, queste cose qua. Questo è uno sfizio mio, è questo. Tra l'altro oggi... Patrizia, mandaci i tuoi dolci appena sono pronti, saranno pronti. Sì, soprattutto quello di oggi, la torta di oggi, tutto bruciato sopra, buonissimo. Marcello, io credo che saranno buoni. Senti, mi arriva un bel messaggio di Minguccio che è contento di vederti e di, ovviamente ti segue. Un saluto affettuoso a tutti i montacutesi, ma non solo i montacutesi, gli italiani all'estero. La comunità che segue con trepida intensità e partecipazione il dramma che l'Italia sta vivendo e quindi un pensiero affettuoso anche a loro. Con preghiera e invito di essere prudenti e di riguardarsi, perché quella che stiamo vivendo è un'emergenza epocale che fa capire che la nostra vita, la nostra esistenza è talmente precaria che forse bisognerà riprogrammare tutta la nostra vita sul fatto che siamo polvere su questa terra. E quindi se la natura si sveglia, come lo sta dimostrando, ci farà capire sicuramente tante cose. E chissà quando si tornerà a viaggiare. Ragazzi, abbiamo fatto quasi mezzanotte, quasi 5 aprile, quasi Domenica delle Palme. Io direi che Luca, penso che possiamo salutarci così per questa sera. Patrizia, perdonami se volevamo non trattenerti troppo, però vabbè, è bello stare. No, vabbè, tanto i tempi sono tutti sballati quasi. E poi domani domenica. Domandina proprio veloce per chiudere. Che va mangiato domani? Che ci sarà? Avete qualche idea? Forse qui in casa crepe col ragù, quindi crepe al sugo, crepe salate. Voi avete già qualche idea? Io aspetto la domenica di Pasqua l'agnello che mia suocera mi preparerà comunque. Ci siamo già organizzate, abbiamo ordinato la carne al telefono, le sarà consegnata entro mercoledì. E preparerà i cardoncelli e l'agnello, che è un piatto tipico di Pasqua di Foggia. Quindi quello che si mangia domani è relativo, perché domenica prossima ci saranno i cardoncelli con l'agnello, che è una cosa che solo le suocere e le mamme sanno cucinare, perché sono difficili da lavorare i cardoncelli. Quindi quello sì. Bene, bene. Intanto Antonio mi ha mandato un video di pasta fatta in casa, credo da zia Adelina, la stiamo vedendo in questo momento, poi ve lo manderò anche questo video, i cicatielli, no, le orecchietelle, credo sia zia Adelina, fatemi vedere un attimo perché me lo sono perso, sì, è zia Adelina che fa le orecchiette, questa è una cosa che non saprò mai fare, le orecchiette come caspita se fanno, vabbè. Bene, 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 Marcello, se potessi viaggiare...
Se si potesse viaggiare, andrei a prendere zia Adelina a Prato e portarla qui a Montacuto, a casa mia. Mandiamo un bacione enorme, ovviamente. Ovviamente. Sì, un abbraccio a tutti, a Rosalba, Antonio, a tutta la comunità di Montacuto a Prato. Di cuore. Bene, e allora, noi in questo sabato che diventa domenica, direi che possiamo... Vi chiedo un saluto a questo punto, un saluto a tutti e l'invito, il solito invito. Partiamo da Foggia, da Patrizia? L'invito è di restare a casa, di continuare ad osservare le regole che ci verranno dettate giorno per giorno, settimana per settimana, perché è più importante adesso risparmiarsi adesso per poter poi ricominciare con vigore, con forza dopo. Adesso è il momento di stare a casa. Marcello, che diciamo ai montacutesi vicini e lontani? Mi associo al discorso di rimanere a casa perché è un sacrificio che è doveroso fare. Costa poco, però in termini di prevenzione ormai ce lo stanno dicendo in tutti i modi, in tutte le salse, è la cosa più indispensabile da fare. Rispettare, osservare queste disposizioni, le distanze tra le persone devono essere rigorosamente rispettate. Io auguro che questa settimana della Santa Pasqua possa essere veramente vissuta in maniera particolare, non solo in forza di questo isolamento sociale, ma in virtù di pensare e pregare per chi ha voglia di pregare il proprio Dio perché si possa veramente vedere la luce da questo tunnel. Un pensiero alle comunità, quelle del nord, che sono veramente falcidiate da questa emergenza da lunghe settimane, dolorose settimane. E quindi il pensiero in questo momento va a loro. Grazie mille. Vi saluto con il saluto di zia Adelina, che mi diceva Antonio nel video saluta i montacutesi. Lo faccio sentire, vediamo un po' se si sente. Ecco pure qua. Allora. Ecco. Guardate. Qui. Salutate qua dentro. Chi sono? Tanta gente, ma non so. Vi do un bacio, un abbraccio da lontano e da vicino al mio cuore. Ciao, grazie a tutti. Zia Adelina che manda il suo bacio a tutti è imperdibile. Grazie mille Antonio Curatolo che ci ha mandato questa chicca e ricambio il bacio ovviamente a zia Adelina. È un patrimonio dell'umanità. È vero, grande zia Adelina. Luca. Allora, noi come al solito ci ritroveremo sabato, ovviamente nella speranza di ritrovare tutti voi cari amici telespettatori, i sindaci, se il loro contributo è sempre preziosissimo in questi frangenti, ovviamente lo è molto di più sul territorio, però poi anche raccontare è importante. Ci rivediamo su questi schermi settimana prossima, Lu? Sì, no, dicevo, facevo un'osservazione a quello che diceva l'amico Marcello, no? Sì. Stare in casa costa poco, ma arrivi i bulletti. Acqua e luce. Il forno, la corrente. Queste cose, ma arrivano a me a vedere. No, vabbè, sto scherzando. Io direi che fondamentalmente sono convinto e fiducioso che sabato prossimo avremo uno scenario migliore di quello di oggi. Sono più che convinto che parleremo di altri numeri e quindi anche il nostro animo sarà molto più rilassato. Quindi sono proprio convinto di questo. Benissimo. E voglio chiudere mostrando una cosa che riguarda Foggia. Piero Pelù è in quarantena con la sua compagna che è foggiana. Sì. E vi facciamo vedere in questo momento una foto. Luca me l'ha mandata. Possiamo dire la fonte? O chi? Dovrebbe essere la sorella di mio cognato. Quindi, ma io l'ho intravisto anch'io qualche volta. Gira spesso per Foggia, anche perché penso che la moglie non lo sopporti in casa. Ho questa... Comunque è Piero Pelù con la mascherina lì per Coop che faceva la spesa e stiamo mostrando la foto in esclusiva, lo possiamo dire, e quindi vabbè, una piccola chicca di colore. Siamo tutti umani in questo momento, anche i VIP, vedete, con le mascherine li vedete tutti i giorni fare le dirette, allietare ovviamente anche i tanti fan, ed è una manna dal cielo anche quello in certe
circostanze. Minguccio dice I love, ama il tuo ottimismo e siamo tutti ottimisti. E ragazzi, allora che cosa altro dire? Grazie mille a voi per esserci stati, Patrizia, Marcello, veramente grazie di cuore. E ho sentito anche un altro cenno. Chi è? Il cane che abbaia. Un altro cenno, grazie anche a te. E, Luca, grazie mille ovviamente a te per... Eccolo lì, che bello. No, questo è il gatto. Ah, ok. Più che un cane era un vitello, mi pare, no Marcello? Sì, aspetta dei cuccioli, aspetta, la faccio vedere. Ecco. Ciao! No. Che bella. Bene, bene, sì, bene. Dicevamo, facciamo di nuovo, rinnoviamo gli auguri, sì, buone palme, le palme domani e niente, cerchiamo di essere, sabato prossimo saremo proprio, vedremo un attimino per gli orari, perché essendo sotto Pasqua, magari cercheremo di modificare e di venire incontro anche alle esigenze diverse. Tanto ecco, non puoi uscire, quindi è inutile, la grigliata sul balcone al massimo. Quindi. Mi scommetto una pizza così come stiamo, a tempo, tanto passerà del tempo prima che la paghi, che sabato prossimo i numeri saranno molto molto più bassi di quelli di oggi. Ah, ma beh, dai, incrociamo le dita e... sarebbe una bella sorpresa dell'uovo di Pasqua. Esatto, un bel regalo di Pasqua. Bene, ragazzi, grazie mille, ci vediamo la settimana prossima. Ciao Patrizia, ciao Luca, ciao, ciao Michele. Marcello, ciao a tutti. Ciao. Ciao, buonasera. Luca, aspettami buonasera. Un attimo, Luca, ci sei? Sì. Sì, ok. Allora, chiudiamo, quindi ci salutiamo e ci vediamo settimana prossima su questi schermi. Buona domenica a tutti, buona domenica delle palme e buona cucina ai nostri amici chef in tutto il mondo. Sì, no, ricordiamo che la scultura di Gianni la lasciamo pubblicata sulle pagine in modo tale che chiunque fosse interessato a voler donare, quindi a contribuire alla causa per la con la protezione civile, ecco, lasciamo liberi di visionarla anche nei prossimi giorni, insomma. Assolutamente. Saluto intanto Maria Carla De Luca, scusami se lo faccio solo adesso, saluto anche Stefano Laxi e saluto il barone Michele Anzivino, Menguccio il pescatore di Montacuto e saluto Esther De Michele da Orsara che ci salutava prima, chiedo scusa, ho visto solo adesso i social. Benissimo, anche questa diretta è andata, sono contento e un bacione a tutti. E ceras, ognuna la casa, mai come in questo momento deve essere così. Ciao a tutti, ciao Lu! Serata, ciao! Ciao.